Allora, dunque, benvenuto a tutti innanzitutto. Questo incontro, collocato direi in modo un po' estemporaneo, non è che è un incontro di un ciclo di incontri, un incontro un po' a sé stante, però è nato da l'esigenza di ritrovarci come parrocchia, riflettere con il Consiglio Pastorale attorno a alcuni temi etici importanti che stanno un po' attraversando anche le sfide della vita di Vangelo oggi dentro una struttura e vita di Chiesa sempre più in difficoltà, in crisi, soprattutto nel nostro contesto occidentale. Pertanto quando da settembre abbiamo fatto i nostri 2 giorni di programmazione pastorale era stato lanciato esattamente l'idea di concentrarci su questo tema particolarmente caro all'attuale pontificato, ma non ignorato neanche dei pontificati precedenti. E allora siamo riusciti a mandare in porto, insomma, questo incontro in questa giornata e dopo il contatto che abbiamo avuto con il professor Antonio Pettagine, il quale risiede da questa parte più o meno di Novara, dottor Sant'Andrea, ma poi è sovente in questa casa parrocchiale a studiare, ecco, bisogna dire anche questo. Quindi diciamo che faccio il rifugiato intellettuale. Ci sono i rifugiati, quelli del mare, poi ci sono i rifugiati, quelli che hanno bisogno di un posto per studiare. Il suo provo di studio, anche la sua biblioteca di settore. Antonio, oltre che essere un amico, è uno stimato professore, molto capace anche di rendere in termini divulgativi prospettive complesse. Di formazione è filosofo, però voi sapete che l'essere filosofi normalmente porta la persona che si mette in questo ambito di fascino e di ricerca a interessarsi delle questioni di fondo, delle varie realtà che non sono solo quelle prettamente gnoseologiche o tradizionalmente dette filosofiche. Ed è per questo motivo che ha attraversato vari ambiti, insomma, anche di ricerca, in particolar modo si è attestato sull'approfondimento e la ricerca nell'ambito della filosofia medievale, oltre che la gnoseologia e altri aspetti. Ha potuto portare avanti dottorati di ricerche tra Friburgo, poi in parte anche cattolica, Urbino, la Santa Croce a Gerusalemme, Santa Croce di Gerusalemme, non quella della Basilica, l'Università di Santa Croce, ecco, a Roma, e infine l'Università di Roma 3, dove attualmente sta insegnando. E allora, quando dovevamo un po' individuare il relatore per questa serata, ho pensato a lui anche per la vicinanza, ecco, dell'esperienza di ricerca che ha qui anche in questa nostra stessa casa parrocchiale, e nel medesimo tempo per il motivo che vi dicevo prima, perché comunque provenendo da una forte e significativa tradizione di formazione cattolica, essendosi anche formato presso l'Università Cattolica, essendo immerso insomma in questa passione che è il tentativo di declinare quello che è il Vangelo anche attraverso il pensiero, questo tema, che è un tema alla page indubbiamente, quello delle sfide ecologiche, come tutti i temi alla page, normalmente vengono sempre riassunti da posizioni a volte polarizzate oppure genericamente ideologizzate. Quindi la prospettiva che noi affronteremo questa sera sarà quella esattamente non della, come dire, sfida ecologica oggi, ma è la prospettiva o il contributo che il cristianesimo con il suo pensiero può dare alle sfide ecologiche. Quindi questo è un po' il quadro entro il quale saremo collocati. Allora io passerei subito la parola al professor Pettagine per guidarci in questa riflessione, che sarà anche aiutata da alcune slide, ma come lui sa ben fare, si muove e coinvolge insomma nel pensiero. Grazie. Grazie Don Silvio, vorrei ringraziare anche Donata e le altre persone della parrocchia che hanno deciso insomma di fare questo incontro e che mi hanno invitato, quindi ringrazio moltissimo di questo. Direi che, visto che già Don Silvio ha alzato tantissimo le aspettative, quindi io adesso non so, però davvero un po' mi piacerebbe che, insomma, in questa serata mi piacerebbe offrire una riflessione che fosse una riflessione anche proprio su alcuni contenuti che dovrebbero essere
tra virgolette nostri, però che non è scontato che lo siano. Quindi penso che possa essere interessante fare appunto una riflessione che magari può apparire anche banale in alcuni elementi, però che invece ci aiuta forse a vedere anche tante cose belle e buone che noi possiamo vivere nella normalità di chi in qualche maniera vive un'esperienza cristiana autentica, ecco. E anche, diciamo, queste sono le cose, diciamo, più belle. Poi verso la fine diremo anche qualcosa di un po' meno bello, nel senso che sono alcuni rischi, alcune cose che ci sono nel dibattito ecologico che bisogna conoscere, ecco. Anche qui l'idea è quella di aiutarci, non si tratta di fare polemiche, ce ne sono già abbastanza, devo dire, però capire alcune cose sì, cioè nel senso non è un contesto banale. Uno, credo che una delle responsabilità che dobbiamo avere un po' noi che facciamo questo mestiere è aiutare proprio le persone a riflettere, a ragionare, a non pensare che le cose siano tipo tifo sportivo, no? Tu sei di quella squadra, io sono di quell'altra e facciamo soltanto cacciara, ecco. Mentre invece è molto importante riflettere su quelli che sono i contenuti, no? Un po' anche delle cose che dice, anche gli elementi profondi, insomma, che le motivano. A me verrebbe voglia di cominciare quasi con una, ripeto, con una domanda banale, no? E cioè, se io vi chiedessi, quando voi pensate, non so, alla natura, aprite la finestra e guardate fuori, cosa vedete? Ciò che ci è stato donato. Ecco, l'hai già messa sul piano, wow. Tu ti alzi la mattina e guardi e dici, oh, mi è stato donato il Monte Rosa. Quindi c'è una cosa bella che ho davanti e che non mi è stata, diciamo, che non ho fatto io, quindi è qualcosa che in qualche maniera non ho fatto io. Questo è un punto importante. Io volevo dire più o meno la stessa cosa, la bellezza del creato e di quello che ci è stato donato, ad esempio un bosco, un bel prato, ad esempio a casa mia, mi affaccio, vedo un bel prato, un bel giardino e buono. Ecco, vuol dire più o meno la stessa cosa. Ecco, interessante, no? Quindi la bellezza, l'idea che è qualcosa che non abbiamo voluto, che non abbiamo cercato e che ci è stato dato, no? E quindi già queste sono due dimensioni importanti, lo vedremo, no? Proviamo a riflettere ancora. Io penso a qualcosa che c'è, ma chissà se domani ci sarà ancora. Ecco, questo è un altro. Quindi c'è, ma chissà. E che cosa potrebbe minacciarlo? Noi, essenzialmente. Ecco, quindi no, noi come la gente che potrebbe minacciare questa cosa bella che noi abbiamo davanti. Il cataclisma naturale, ecco, non è sempre colpa mia. Però potrebbe anche essere un cataclisma naturale, no? Viene un terremoto e oppure arriva una mandria di cinghiali e quel bel prato non c'è più, no? Ecco, quindi anche questo è interessante. Penso che in natura siamo anche noi. Ecco, poi lei dice ancora, però la natura siamo anche noi, cioè non siamo un'altra cosa, no? Anche noi siamo parte della natura. Ecco, questo è un punto delicato, che è una delle cose che un po' vedremo anche, no? Cercheremo di vedere. Uno che magari sta ai piani bassi vede la finestra del vicino. Questo non è banale, no? Vedi la finestra del vicino, oppure vedi... Hai la vista sull'industria o su una roba e vedi quella, no? A volte ci sono degli ambienti che non sono abitati benissimo e vedi cose che era meglio non vedere, non lo so, ecco. È interessante tutto questo, no? Cioè, quindi, ecco, qual è un po' il tema? Cioè, quello che noi vediamo non è banale. Cioè, molto di quello che noi vediamo dipende anche dagli schemi che noi abbiamo per vederlo, dalle lenti che mettiamo per vederlo. E mi verrebbe da dire, così per cominciare con un primo punto, che forse, sempre sto procedendo per grandi schemi, quindi, forse l'uomo moderno quando guarda fuori dalla finestra non vede quello che vedeva l'uomo antico, l'uomo medievale. Uno dice, ma come? Se apro la finestra quello che vedo è lo stesso. Sì, ma non è così vero, cioè, perché poi quello che vedo come lo interpreto? Allora, da un certo punto di vista noi potremmo dire che l'uomo, per esempio, antico, se apriva la finestra vedeva qualcosa che era soprattutto vivo,
Infatti anche nel mondo antico, adesso sto proprio dicendo delle cose terra a terra, Don Silvio mi perdonerà, però l'uomo antico quando pensa per esempio alla realtà che ha davanti, la natura, vede qualcosa che un po' lo spaventa anche. Non a caso tutta la religione antica era una religione propiziatoria. Cioè i riti servivano per fare dei sacrifici che sai mai che poi Dio gli gira il cappello e mi punisce, mi fa andare male i raccolti. Allora, ce lo imboniamo, c'è il sole, quindi c'è il Dio del sole, lo mettiamo a posto. Quindi è una religione così. Quando Epicuro dice non bisogna aver paura degli dèi, perché se gli dèi sono dei, che gli frega dell'uomo, no? Adesso detta ma. Però questo è interessante, perché gli uomini hanno paura degli dèi? Perché il Dio pre-cristiano è un Dio di cui si ha prevalentemente paura, no? È un Dio che crea timore, perché la grande metafora del divino è il potere. Non a caso la forma straordinaria, cioè straordinaria nel senso solenne della divinità era per esempio il faraone egiziano. Il faraone egiziano è Dio, perché è potente, e la sua parola è legge, ma at in egiziano, è l'unica parola di egiziano del Zohar, quindi... è il potere, così come è il potere in fondo anche per la religione antica. Quindi quando io guardo la natura, che cosa vedo? Vedo il teatro degli dèi, cioè gli dèi che in qualche maniera mettono una loro legge in una realtà che non è buonissima, perché la natura non è bella, sì, d'accordo, però è anche un caos che viene ridotto all'ordine da delle forze che però poi hanno il loro interesse a mettere ordine. Non a caso l'idea è che anche l'uomo è come schiacciato da questa grande battaglia tra gli dèi, no? Quindi quello che dobbiamo fare è metterceli buoni sti dèi, perché sennò non si sa mai. Questa è l'idea. Tutto questo panorama viene completamente sconvolto con il cristianesimo, perché il cristianesimo dà un'idea che non c'è nel mondo antico, che è l'idea di creazione. L'idea di creazione non è semplicemente il fatto che c'è una paternità divina nel fare le cose. È molto di più. Cioè l'idea di creazione vuol dire che il mondo ha un ordine. E questo ordine è un ordine benefico. Cioè vuol dire che quello che noi vediamo innanzitutto non è divino. Questo è interessante, per esempio Benedetto XVI insiste su questa cosa, c'è una desacralizzazione della natura. La natura è una cosa voluta da Dio, ma non è divina. Zeus, Minerva, tutte queste robe qua. Il sole e la luna, le grandi divinità del mondo antico, non sono altro che luminari. Se voi leggete la Genesi, sono luci. Quindi non dobbiamo avere paura del sole, della luna, eccetera, ma anzi dobbiamo guardare lo splendore della creazione. Quindi quello che è nel mondo è un atto, cioè è voluto da un atto d'amore. Quindi questo cambia tutto, perché? Perché se proprio c'è un sacrificio, quel sacrificio lo fa Dio, non lo facciamo noi. È Dio che ama per primo, è Dio che si sacrifica. Non sono i nostri sacrifici quelli che imboniscono, perché se, cioè, non essendo un Dio cattivo non devo fare sacrificio e poi dopo... Non a caso anche il sacrificio eucaristico ha un significato opposto a quello dei sacrifici pre-cristiani, perché è lui che si sacrifica. Cioè noi quando andiamo a partecipare alla messa partecipiamo a un atto di straordinaria, come dire, di straordinario valore cosmico, no? Questo è una cosa molto importante. C'è un ordine nel mondo, e un ordine che, come diceva la signora, non riguarda soltanto le cose, ma riguarda tutto. Tutto è ordinato, tutto è buono. Se c'è stato un decollo scientifico in Occidente, è dovuto a questo, perché se tutto è buono, tutto è razionale. E se tutto è razionale, tutto si può studiare. Non c'è una materia oscura. Platone diceva che la fisica è un discorso bastardo, perché l'unico discorso serio è il discorso sulle idee, che sono entità sovramondane. Le cose del mondo sono capricciose, sono... Cioè perché c'è sta materia che è un principio di male, abbassa il livello della qualità delle cose, no? Non funziona sta materia qua,
il meglio sarebbe liberarsi da questa materia, essere finalmente realtà che sono solo spirituali. C'è tutto questo tema dell'orfismo, tutte queste cose qua, che è importante per capire la cultura antica. Anche se bisogna ammettere che Platone ci dà un indizio, non a caso poi, insomma, da un certo punto di vista, i cristiani, i primi cristiani, non si trovano malissimo con la filosofia platonica. Perché? Guardate qua. Adesso vediamo se... lo vedete? Questa è una rappresentazione di uno dei miti più belli di Platone, che è il mito della caverna. Vedete, cosa succede? Qui noi abbiamo della gente che è, come si dice, legata, è imprigionata. E l'unica cosa che può fare, lei non hanno mai visto nient'altro nella vita che delle ombre che passano sul fondo della caverna. Però a un certo punto che cosa succede? Che qualcuno si trova slegato, non si sa come mai, si trova slegato. E che cosa può fare? Può continuare a starsene lì, semplicemente non ha problemi ai polsi, oppure può decidere di voltarsi. Sapete come si chiama questo voltarsi? Si chiama conversione, metano. Cioè, cosa vuol dire convertirsi? Vuol dire cambiare sguardo sul mondo. E allora cosa fa poi il nostro schiavo? Decide di girarsi e uscire dalla caverna e scoprire che c'è una realtà molto più interessante, molto più vera, che non quella che gli appare in maniera banale. Qual è la cosa interessante? Qui è importante questo aspetto. Quello che Platone propone un percorso di, è una forma di interiorità, no? La filosofia è una cura dell'anima. Ma l'anima che cos'è in questo senso? È questa cosa qua, è una finestra. Perché quando io rientro in me stesso, non entro in un buco, ma accedo a delle capacità che mi permettono di guardare come stanno le cose, che mi permettono di cogliere l'ordine del mondo. Guardate cosa dice un filosofo canadese, molto, molto importante, molto bravo, che si chiama Charles Taylor. Vedete, dice, la visione del bene ha una posizione centrale nella dottrina platonica delle risorse morali. Il bene rappresenta il criterio supremo di valutazione forte, eccetera, eccetera. La vita buona è quella governata dalla ragione, non tanto come visione del corretto ordine all'interno della nostra anima, come se noi fossimo una roba, quanto specialmente come visione del corretto ordine del tutto. Cosa sono le idee? Sono il criterio ragionevole che ci spiega come è fatta la realtà. Come sono fatto io, come è fatto il mondo e qual è il mio posto nel mondo. Allora, quando un cristiano apre la finestra, che vuol dire che non è solo la finestra fuori, no? La finestra... ma è anche la finestra della sua mente con cui guarda fuori. Non vede semplicemente delle cose, ma vede l'ordine delle cose. Vede questo. Vede il mondo come appare. Non so se voi avete presente una notte stellata dove appare questa volta, questa idea quasi veramente di uno scenario ordinato e strutturato. C'è l'idea quindi che Dio fa tutto con ordine, con misura. Guardate questo testo bellissimo, no, questo è Tommaso, questo. Questo testo bellissimo di Agostino che commenta la Genesi e dice: in effetti misura, numero, peso non si possono percepire solo nelle pietre, negli alberi, nelle altre masse, no? C'è anche una misura che regola un'azione, le impedisce di svolgersi senza controllo al di là dei limiti. C'è un numero nei sentimenti dell'animo e delle virtù, C'è un peso nella volontà e nell'amore per mezzo del quale appare quanto occorra pesare ogni cosa nel desiderarla, nell'evitarla, nel valutarla preferibile o trascurabile. Qual è la forza del cristianesimo? Perché uno poi ha fede, se ci pensate? Ha fede se in qualche modo si persuade che il mondo ha un senso. Ma dire ha un senso, no? No, ha un senso vuol dire che c'è un ordine nelle cose. Che anche se io magari non capisco tutto, però c'è un tutto. Che anche se il male è presente nel mondo,
è presente un criterio che è superiore al male e che fa sì che il male, anche quando ferisce, ma non sia l'ultima parola. È quello che dice Lessing quando dice Dio è colui, cioè gli uomini nella vita ci mettono le cifre, però poi è Dio che tira le somme. Ed è anche molto liberante pensare che non siamo noi a dover dare il significato totale delle cose. Anche perché se le cose hanno senso, vuol dire che quel senso non gliel'abbiamo dato noi. È il grande dramma di Sartre quando dice: se alla fine siamo noi che dobbiamo dare senso alla realtà, vuol dire che la realtà il senso non ce l'ha. E allora siamo condannati al nulla, a quell'inferno che sono anche gli altri, perché siamo in una relazione che non ha un senso. Quindi avere senso vuol dire che c'è un ordine, che c'è una logica nelle cose, che c'è un posto. E che allora la mia vita è capire qual è il mio posto. Se vi piace uno slogan, potremmo dire che per un cristiano la felicità è essere a posto essendo al proprio posto. Cos'è la vocazione, no? Se non questo. Non c'è che cose strane. Il tuo posto, amare la tua realtà. Il realismo cristiano, anche filosoficamente, no? A noi non piace l'idealismo. L'idealismo di solito non funziona. Chi vuole eradicare il male di solito fa più male, perché è più bravo di Dio. Cioè, riflettiamo, perché c'è il male nel mondo? Perché Dio è incapace, perché Dio... O perché forse dobbiamo imparare qualcosa dalla presenza del male. Io penso, per esempio, che non sia un caso che Tommaso d'Aquino dicesse che il principio della tolleranza, per applicare la tolleranza nella città, il re, il sovrano, l'autorità politica doveva guardare Dio, no? Perché se Dio permette il male e lo gestisce, non è che sfugge. Questo poi non vuol dire che sia banale, te lo dice, però il criterio è: se io guardo il mondo mi dice qual è la saggezza a cui io posso ispirare. Quello che un filosofo che si chiama Rémi Brague ha chiamato la sagesse du monde, no? La sapienza del mondo. Se voi guardate anche i grandi mosaici di Monreale, si vede questo Cristo pantocratore che è l'icona anche del potere politico. Perché il potere politico deve ispirarsi alla bontà di Dio per essere autentico, se no diventa un principio totalitario. Cioè guardare Dio non nel senso confessionale, ma nel senso spirituale. Cioè così come Dio agisce secondo regola, misura, peso, pondus in latino, non agisce a caso, non agisce in preda delle emozioni viscerali, come invece erano gli dèi antichi, che se gli facevi arrabbiare e non gli davi proprio il capretto buono, non era bellissimo come gesto, no? Questa paura dell'ira, della passione smodata di Dio. Invece no, Dio è questa cosa qui, misura, numero. E soprattutto, dice Tommaso d'Aquino, per esempio, vedete, c'è un ordine del bene, perché il bene è, tanto più una causa è alta, tanto più diffonde il bene, vedete? Più una cosa è migliore, tanto più espande la sua bontà. Quindi c'è un ordine nel mondo, dove ci sono le creature non viventi, i viventi, le creature ragionevoli e Dio. E questo ordine è, in qualche maniera, l'ordine che noi dobbiamo provare a mettere in gioco, in cui mettere in atto il bene dentro questo ordine. Quindi l'uomo ha il suo posto, che è quello di essere una creatura spirituale, non è come gli angeli, ma ricapitola in qualche modo in sé anche le perfezioni del mondo, per i loro tempi, sublunare, quindi del mondo, diciamo così, terrestre, e lo scopo dell'uomo nel mondo è quello di rendere direttamente gloria a Dio attraverso la capacità che solo l'uomo ha in quanto essere razionale di cogliere il bene dell'intero sistema. La ragione, questo è un grande punto per la filosofia, è ciò che ci rende capaci di cogliere il tutto. È la totalità la grande bellezza della ragione, a
anche la sua difficoltà, no? Perché noi siamo infelici? Perché vogliamo la felicità. E cos'è la felicità? È la capacità di vedere realizzata la propria vita vista come un tutto. La felicità non è una somma di momenti piacevoli, e neanche se uno gli succede una cosa brutta ogni tanto, non è che lo si sente infelice, ma è la capacità di guardare la propria vita e dire: la mia vita ha un compimento, ha un senso, ha un posto, e io sono fedele a questo posto. Questo è il punto. Ecco perché l'ordine è così importante. Pensate che Agostino definisce oggi la pace. Cos'è la pace se non, dice Agostino, la tranquillità dell'ordine, il fatto che le cose stanno ciascuna al loro posto e non c'è prevaricazione tra una parte e l'altra? Ecco perché la pace per Tommaso d'Aquino, per Agostino, è soprattutto qualcosa di spirituale, non è innanzitutto una questione politica. Poi c'è anche la pace politica, che di solito è molto imperfetta, se va bene. Perché la pace politica, di solito, con molto realismo, lo dice Tommaso d'Aquino, non è una vera pace, è una concordia, cioè c'è qualcuno che è più forte, che impone delle regole e più o meno le rispetta, ecco. E questo è una pax augustea, no? Per usare il linguaggio, non dico di oggi perché non voglio, ecco. Però vi faccio fare, fate voi le vostre debite proporzioni. Allora, perché dico questo? Perché questo è, in qualche maniera, ciò che costituisce l'ordine in una visione cristiana. In una visione in cui il principio di tutto è amore. E noi lo vediamo in atto in noi questo, perché noi siamo capaci di amare. Allora, se Dio è amore, qual è la cosa più alta che noi possiamo fare? È amare. E questo è interessantissimo, perché oggi, anche se noi possiamo essere una società totalmente post-cristiana, secolarizzata, però se chiede una persona qual è la cosa più bella della vita? L'amore. Poi ne ha una concezione totalmente distorta, ma questo è un altro discorso. Però su questo il cristianesimo non ha mica perso nessun diritto, eh? Cioè la sua missione l'ha fatta. L'amore è la cosa più importante nella vita. Poi, per carità, noi intendiamo amore, purtroppo, ciò che amore non è più, perché l'amore, soprattutto per un cristiano, è veramente la capacità di sacrificare sé, ma non sacrificare nel senso di rinunciare in senso negativo, pessimistico, ma di, in qualche modo, perdersi in qualcosa di bello, di grande. Vuol dire dedicare la propria vita, vedere che tu stai dedicando la tua vita, il tuo tempo, le tue risorse, a qualcosa che vale. No, questo è, in qualche maniera, ciò che è più profondamente umano. Quindi noi imitiamo Dio in questo. Ora, che cosa succede però a un certo punto? A un certo punto noi abbiamo... Anche qui sono molto così sintetico, è chiaro che è un po' uno schema, però l'idea la dà. A un certo punto la finestra, noi chiudiamo la finestra, non c'è più questa relazione nell'ordine di armonia o comunque di potenziale armonia tra il dentro e il fuori, tra l'interiorità e la realtà, perché è la realtà che ha il criterio per l'interiorità. E l'interiorità è più interiorità quando coglie l'ordine, non semplicemente quando si rintana in un ego sfittico. Ecco, invece, a partire dalla modernità, diciamo così, noi abbiamo questo. La nostra interiorità, anziché diventare la finestra su cui noi guardiamo l'ordine platonicamente, diventa un buco, diventa uno specchio. Le due metafore dell'io, se vi piace questa, così, questa immagine, è che dalla finestra passiamo allo specchio. Oggi, quando noi parliamo di noi, di cosa parliamo? Di noi, dei fatti nostri, no? Le storie su Instagram, no? La cosa più incredibile che noi facciamo, cioè, ci raccontiamo i fatti nostri, cosa gliene frega gli altri, di cosa stai mangiando, dei fatti tuoi, dei tuoi problemi, cioè questi sono i problemi, cioè noi siamo diventati lo specchio di noi. Per noi una confessione, per esempio, se voi prendete le confessioni non sono uno scritto autobiografico. Le confessioni sono il farti vedere come quel Dio che ha fatto il cielo, la terra, che si preoccupa dell'ordine dell'intero universo, si prende cura di te ed è presente nella tua vita. Questo è il senso delle confessioni. Ecco perché le confessioni hanno 10 libri dove lui racconta cose della sua vita, e poi l'11esimo, il 12esimo e il 13esimo sono la creazione, la materia, il tempo, cioè che c'entra?
voi fate un'autobiografia, voi mi mettete a raccontare della teoria della relatività, è ridicolo, no? No, non è ridicolo, perché il messaggio non è un messaggio egolatrico, per farti vedere come tu sei un momento dell'ordine del cosmo che è amore, quindi sei amato. Quindi anche tante cose che ti succedono sono la prova che le cose non sono illogiche, non sono a caso. Addirittura nel tuo cuore c'è una legge, che è la legge naturale, la legge del tuo cuore, quella dell'Antigone, no? Che ha una legge non scritta che prevale, la legge scritta è un accordo più o meno funzionante tra gli uomini, ma c'è una legge non scritta, la giustizia, che è molto più valida, che è quella la vera norma di ogni sistema politico. Fateci caso che il discorso politico e il discorso, diciamo così, cosmico non sono la stessa cosa, ci mancherebbe, ma non sono irrelati. Perché la legge naturale, la legge del cuore, i principi di giustizia, di verità, di stabilimento dei grandi principi morali, sono qualcosa che non è scritto, sono qualcosa che noi scopriamo, non sono qualcosa che noi stabiliamo superbamente. Ok? Non sono frutto di un contratto o di un accordo. Poi sì, ci dobbiamo accordare. Ma i grandi principi non sono frutto di un accordo. La verità, la giustizia, non hanno senso se non sono qualcosa che esce dall'individuo. Perché se no avrebbe ragione Nietzsche. Dire è giusto è un modo manipolatorio per dire ti voglio imporre quello che mi piace. Ma se qualcosa di giusto è giusto, è giusto perché io faccio l'esperienza di un principio per cui stanno così le cose, questo vuol dire giusto. E quando subisco un'ingiustizia, mi accorgo che non è stata violata semplicemente una regola scritta da qualcuno, ma che è stato fatto qualcosa che va contro qualcosa di profondo in me. Perché sono stato violato nella mia libertà di coscienza, perché sono stato violato nel mio corpo, perché sono stato violato in un patto. Non a caso per i medievali la cosa peggiore che si può fare è tradire gli amici, per esempio. Il peccato più grande non è il peccato sessuale nel Medioevo, queste sono le robe che nel nome della rosa, non credete mica queste balle qua, no? Queste sono barzellette. Il peccato più grande nel Medioevo era il tradimento dell'amico, il tradimento del patto. Ecco perché, per esempio, Tommaso d'Aquino era cattivissimo con gli eretici, perché gli eretici tradiscono il patto più profondo, che è il patto con Dio, il patto con la Chiesa, no? E disobbediscono non semplicemente perché fanno quello che gli pare, perché sono spiriti liberi, ma perché tradiscono nel profondo la verità. Quindi giustizia, verità, c'è una legge dentro. Ora tutto questo, in qualche maniera, con la modernità, va in crisi. Perché? Perché, guardate questo quadro straordinario di Popper, non so se conoscete questo quadro è la solitudine. Cosa vede fuori dalla finestra? Non vede niente. Vede semplicemente il non sé. E lei è lì. Lei è un mondo e fuori c'è un altro mondo e non c'è comunicazione. C'è una frattura. Noi siamo figli di questa frattura. Adesso non abbiamo tempo, ma noi quando guardiamo il mondo guardiamo questa roba qua. No? È un po' diverso dall'altro, eh? Ok? Il mosaico di Monreale e Guernica. Ok? Ora, proviamo a rendere questa idea. Cioè, cosa è successo? Quali sono le fratture? Vedete, io adesso vi cito anche autori che non sono credenti. Per esempio, Remo Bodei scrive un libro molto bello che si chiama Destini personali, la colonizzazione delle coscienze, che dice... Il senso comune aveva assorbito nel tempo una certezza. Ogni essere umano è dotato di un'anima, intesa filosoficamente come sostanza, sostrato, letto di scorrimento delle nostre esperienze, e religiosamente come entità individuale, immateriale, semplice, che Dio interviene nella storia secondo i suoi imperscrutabili disegni, lessi agli uomini, come diceva Lessing, il compito di scrivere le cifre, ma servendosi il diritto di creare le somme. Accettare simili premesse e le risposte diventano ovvie, no? Sono delle risposte che noi possiamo dare alla vita. E la vita ha un senso. Invece cosa succede nella modernità? La modernità segna, dice Charles Taylor, una frattura in tre punti. Il nostro mondo fortemente individualizzato. Quindi c'è una frattura radicale tra io e mondo. Ok?
tra dentro e fuori. E questa frattura da cosa dipende? Da un aspetto che diventa centrale nella modernità, che è il primato della ragione strumentale. Cosa vuol dire? Noi siamo tutti figli di questa cosa. Per esempio, tutti noi, se voi aveste un figlio che vi dicesse voglio studiare filosofia, voi cosa fate? Vi tremano le gambe, questo cosa va a fare? No? Ma fai una, come ha detto a me mio genitore, fai una cosa seria, fai un genere, no? Fai una roba che, mia madre, fai una roba che se me la chiedo al mercato so cos'è, no? Capite? Perché? Perché per noi una buona facoltà è una facoltà che ti fa guadagnare dei soldi, è una facoltà che ti dà prestigio sociale, che serve. Quindi noi abbiamo orientato tutta l'educazione, stiamo orientando sempre di più tutta l'educazione a pensare che la cosa più importante è il profitto, è il risultato, sono gli obiettivi, è funzionare. Poi non conta se l'ingegnere che sa tutto di una cosa, poi magari quando ci parli su un qualunque altro argomento ha l'intelligenza di un bambino di 3 anni e mezzo, però merita tutto il rispetto perché si occupa di una cosa altissima. Naturalmente un ingegnere è un uomo, quindi è diverso se ha coltivato una capacità di pensiero, una capacità di ragionamento. E giustamente qual è il modo in cui noi di solito nella nostra cultura abbiamo coltivato questo? Con lo studio dei classici, lo studio della filosofia, della storia, della letteratura. Ecco perché a tutti i livelli dell'istruzione fino al livello superiore è molto importante per noi che oltre alle materie tecniche ci sia un'importante dose di materie non tecniche il cui unico scopo è sapere per il sapere, capire per il capire, conoscere per conoscere. Cosa serve la storia? A conoscere. E che cosa ti porta la storia? A niente. Ed ecco perché è nobile. La filosofia a cosa serve? A nulla. Ecco perché è più importante. Martha Nussbaum, che è una filosofa americana importante, scrive un libro che si intitola Non per profitto, tradotto dal Mulino in italiano. E dice, qual è il dramma? Dice, la democrazia è in pericolo. Perché? Perché sempre vale l'idea che l'unico scopo dell'istruzione è formare a livello tecnico, la democrazia è in difficoltà perché? Perché le persone che hanno solo una formazione tecnica imparano a funzionare, non a pensare. E una democrazia dove c'è gente che non ha spirito critico, che non pensa, è finita. È un totalitarismo dove ci sono le elezioni. Ok? Quindi questo primato della ragione strumentale ci crea qualche difficoltà. E noi siamo dentro questa cosa qua. Noi quando dobbiamo... Cioè io lo vedo anche noi, no? Anche nei nostri ambiti. Noi quasi quasi, quando dobbiamo fare un progetto filosofico, ci dobbiamo vergognare, no? Cioè noi, posso dire... No, vabbè, adesso non registrare quello che dico, cancellalo. Cioè, chi ha vinto i soldi del PNRR? Quelli che hanno fatto delle robe che poi hanno un effetto pratico. Cioè, per pensare i soldi non te li danno. Ma io voglio fare tutto un progetto importante per vedere la società, la cultura. Te li vai a trovare i soldi. Se invece fai una cosa che ha, non so, organizzi un sito, organizzi almeno fai un database, no? Qualcosa che... Se no niente. Adesso vuoi pensare vai a casa tua, oppure torni nel Rinascimento, ti sconfiggi un principe mecenate e ti arrangi. Qui non ci sono i mecenati. Ok? Capite il punto? Cioè, noi siamo in una cultura in cui quello che conta è quello che funziona, quello che porta soldi, quello che fa girare economia, quello che produce benessere economico. Ecco perché poi il terzo rischio è la perdita della libertà politica. Perché? Perché se io coltivo l'individualismo in cui la cosa importante è quello che succede, perdonate la brutalità, nelle mie tasche, nelle mie mutande, quella è la mia libertà, io su tutto il resto mi faccio pensare, no? Mi faccio comandare. Quindi dice Taylor, lo scrive negli anni 90, nel 91, dice andiamo verso una forma di totale perdita della libertà politica, non perché arriva uno con un manganello, con una stella rossa, come nel passato, ma perché semplicemente viene, noi siamo privi della capacità di prendere decisioni importanti, perché non ci pensiamo, e non abbiamo un dibattito che ci stimola alla riflessione. Voi dite, non abbiamo ancora parlato di ecologia, eh? Perché queste sono premesse fondamentali, capite? Le nostre fratture,
natura spirito, io corpo. Noi siamo in una società in cui pensiamo che idolatriamo il corpo, no? È la cosa più falsa che esista. Noi non idolatriamo il corpo. Il corpo noi lo odiamo. Perché il corpo ci ricorderebbe che noi siamo qualcosa che non abbiamo deciso del tutto. Capite? Perché facciamo la battaglia per i diritti? I diritti civili di cui parlano le associazioni LGBT sono la legittimità di determinarsi sul corpo. Interessante. Cioè, quello che noi celebriamo nella nostra cultura occidentale, e di cui ci facciamo vanto, è la sovranità dell'io sul corpo. È il fatto che sono io che decido come il mio corpo deve essere. Non il corpo. I manifesti pubblicitari non sono corpi, sono idealizzazioni del corpo. Ma il tuo corpo reale, il tuo corpo concreto, ti scandalizza. Invecchiare ti dà fastidio. Cioè, l'idea che noi non accettiamo i segni dell'invecchiamento, non accettiamo l'età, non accettiamo le imperfezioni fisiche, non riusciamo più a concepire che la bellezza del corpo è splendore, quindi è una bellezza interna. Cioè, noi siamo belli non perché siamo come l'attore famoso, l'attrice famosa, ma perché siamo capaci in qualche maniera di far risplendere quello che siamo. È molto difficile. Quindi l'io e il corpo è una frattura, e l'altra frattura è la frattura tra individuo e società, ok? Quindi l'io si trova atomizzato, individualizzato, in un mondo in cui ha perduto il senso profondo delle relazioni sociali. La Chiesa non fa eccezione. Oggi la Chiesa fa molta fatica a esprimere comunità, perché siamo tutti individualizzati. Facciamo molta fatica a esprimere esperienze di comunità. Le grandi comunità della storia hanno ceduto il passo. Oggi, diceva per esempio un importante professore universitario che ha scritto un libro famosissimo e non si sa bene, nemmeno lui se lo aspettava, Alan Bloom, diceva: le persone oggi hanno come unico, i miei studenti universitari hanno come unico obiettivo realizzare se stessi. Dice: i grandi ideali della storia, la patria, la religione, la famiglia, la scienza, non hanno più tutto questo appiglio. Non c'è più il senso del bene comune, perché l'individuo è chiuso, diceva Tocqueville, nei propri cuori. Ora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo avuto, fino agli anni 90, una modalità di interpretare il rapporto tra Stato e individuo molto, cioè, fortemente individualizzato. Cioè, noi abbiamo costruito una società individualistica. In questo il 68 è stato un volano spaventoso. Perché, tra l'altro, è interessante, il 68 ha dei movimenti ipercollettivisti che, stranamente, ma non così stranamente se si leggono alcuni autori già che scrivevano queste cose negli anni 40, come Del Noce in Italia, per esempio, questo movimento ipercollettivista era pronto a ribaltarsi in un movimento iperindividualista. Per cui i grandi risultati del 68 non sono una maggiore diffusione di mentalità collettive, sociali, eccetera, se non in un certo senso. Ma è la grande affermazione della libertà individuale, nel sesso, nella famiglia, la lotta a tutte le strutture comunitarie che danno l'idea di un ordine. Ok? Quindi cosa succede? Che tutto il discorso sul bene comune crolla. Eppure oggi, dico questa cosa che può sembrare paradossale, noi viviamo in un momento di sovraesposizione del tema del bene comune. Ma come si fa a fare un discorso sul bene comune in una società di individui? Li devi spaventare. Oggi il bene comune è tirato fuori in negativo. Cioè, oggi il discorso sul bene comune è un discorso negativo di un'autorità che ti dice che se tu non remi, non remiamo tutti nella stessa direzione, se non facciamo tutti le stesse cose, se tu resisti a quello che ti dice l'autorità pubblica, che cosa succede? Che viene un disastro, no? Le pandemie, la crisi economica, il terrorismo, l'ecologia. Cioè il bene comune si presenta non come era, per esempio, se voi leggete un testo di Agostino o un testo di Tommaso d'Aquino, come capacità di ognuno di noi di cogliere come bene proprio un bene condiviso, che c'è a livelli diversi, perché è un bene condiviso il bene della famiglia, il bene della comunità ecclesiale, il bene del territorio, il bene della patria, esiste la patria,
il bene dell'umanità, il bene dell'universo. Perché quello che vi dicevo prima, no? Cogliere qual è il senso delle cose per capire qual è il mio posto nell'universo. E quindi anche ammirare l'universo, non in senso panteistico, ma in senso profondo. Invece oggi cosa succede? Che in una società di individui che pensa ciascuno a sé, l'unico modo per ritirarli al bene comune è dirgli che se non fanno così bisogna o criminalizzarli, o colpevolizzarli, o costringerli. Ecco perché poi questo porta, non a caso, a una polarizzazione spaventosa del dibattito pubblico, che lotta tra la scilla di un dibattito iperindividualizzato sui diritti alla cariddi di dover affrontare tutti insieme, uniti, remando nella stessa direzione di fronte alle minacce globali. Quindi siamo qua, no, siamo ipermoderni, cioè abbiamo una frattura radicale tra natura e spirito, per cui io quando guardo fuori non vedo qualcosa di umano, ma vedo qualcosa di non umano, la natura. Per esempio, perdonate, io sono il primo, quando vogliamo riposare, cosa facciamo? Andiamo nella natura, il mare, andiamo lì, soprattutto, no? La montagna, che bella la montagna, no? Ma questa non è mica la natura, questa è una fesseria, cioè la natura ti fa fare un mazzo così, la natura sono i contadini che sono alle 5:30 del mattino, noi ce lo ricordiamo con i nostri vicini a Rossa che cos'è la natura, perché il gallo canta alle 5:30, noi eravamo lì per riposare. Ma la realtà è la realtà, cioè il contadino non era uno che poi aveva un rapporto con la natura, imparava dalla natura, quindi noi paradossalmente facciamo una vita molto più leggera, molto più, diciamo, gradevole, molto più confortevole di quella del contadino, della garonna, come diceva Maritain, no? Però non abbiamo lo stesso rapporto con la realtà. A volte abbiamo l'impressione che c'è una saggezza, no? Anche popolare, che noi non abbiamo, perché non abbiamo più il contatto con un certo livello dell'ordine. Non voglio tornare indietro, Però non possiamo non riconoscere che noi abbiamo un'idea romantica, mitizzata della natura, no? Quindi la natura è la stessa che ci appare un dono, la stessa che ci sollecita un sentimento, ma è la stessa che però è dura, no? Che ci dà delle regole, che ci costringe a essere ciò che noi non vorremmo essere, ma che dobbiamo imparare a essere. Il principio di realtà, questo è il nostro mondo, questa è la nostra realtà. Cioè la natura è questo, e la natura è anche qualcosa che non ci siamo dati noi, questa è l'idea classica di natura, ma che ci dà il principio delle nostre azioni. Quando noi diciamo che abbiamo una natura umana, vuol dire che abbiamo un principio per cui noi agiamo e ci comportiamo in un certo modo, ok? Quindi ecco perché le azioni sono secondo natura, perché se io mi chiedo che cos'è la natura, è che cos'è che è coerente col mio essere umano. Se io ho l'intelligenza, qual è il modo corretto di usare bene la mia intelligenza? Ho la volontà, qual è il modo corretto di usare la mia volontà? Ho delle emozioni, delle percezioni, qual è il modo giusto per gestire le mie emozioni? Questo vuol dire agire secondo natura, cioè secondo qualcosa che tu sei e che non ti sei dato, ma di cui ti dai il compimento. Non dipende da te essere ciò che sei, ma dipende da te essere come sei. Questa è natura. Invece la natura diventa l'altro dall'uomo, l'altro dallo spirito. Ciò che è naturale non è ciò che è voluto. L'autodeterminazione non è ciò che è naturale, no, è una cosa di questo tipo. E allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, nella modernità, abbiamo sviluppato questo, no? Sapete cos'è? Questo è Prometeo, cioè la figura di colui che ruba il fuoco agli dèi. Poi fa una brutta fine, perché il mito doveva insegnare, no? Che certe cose non si fanno. E quindi in questo quadro, che ci ho messo tutto questo tempo a cercare di descrivervi, si può inserire
la riflessione ecologica che fa Papa Francesco, perché va inserita qui, in questa polarizzazione, in questa conflittualità, in questa frattura. La riprendo la frattura, la vedete? Natura, spirito, io, corpo, individuo, società. Quindi l'ecologia entra in questa frattura qui. L'ecologia è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché? Insieme è la sorella della bioetica. Perché in fondo da che cosa nasce? Dall'idea che forse a far Prometeo stiamo rischiando non semplicemente un danno, ma stiamo rischiando il futuro dell'intera umanità. Ricordatevi che alla fine della Seconda Guerra Mondiale noi abbiamo avuto una, diciamo, il proliferare delle armi nucleari. Quindi c'era il timore che l'uomo potesse davvero porre fine alla civiltà, porre fine alla sua storia, al suo posto nel mondo. E la bioetica era la sorella dell'ecologia. Perché? Perché la bioetica era rendersi conto che i nazisti, ma mica solo loro, anche i democraticissimi americani facevano gli esperimenti sui malati, cioè senza permesso, cioè facevano cose non proprio. Allora, l'idea che tutto ciò che è tecnicamente fattibile non vuol dire che sia anche necessariamente da farsi, questo è il problema, perché altrimenti noi rischiamo di compromettere l'ambiente e di compromettere l'uomo stesso, no? Perché le manipolazioni genetiche, quindi la bioetica e l'ecologia sono due facce della stessa medaglia, cioè questo Prometeo scatenato che in fondo concepisce il mondo e concepisce l'altro uomo come una cosa su cui deve far vedere le sue capacità, le sue potenzialità, perché se il primato della ragione strumentale, che cos'è che mi rende degno, che cos'è l'atto più bello che posso fare? È il fare, è l'artefice, è il prodotto, l'essere produttore, non è il pensiero, non è la verità. Quindi quanto io sono più capace di fare cose mirabolanti a livello tecnico, a livello manipolatorio, ecco perché oggi i grandi sacerdoti del nostro mondo sono gli ingegneri, sono i medici, sono i biologi, cioè quelli che mettono le mani nella materia, non il fisico è come il filosofo, cioè non conta niente, cioè un poveretto, no? Il biologo, quello teorico, va bene se vince una borsa di studio, va bene, premiamo la Vara Templeton, magari qua dice, però chi conta è chi fa. Cioè, chi scopre nuovi farmaci, chi brevetto, il brevetto. Le università vengono premiate per i brevetti. Capito? Quindi il fare. Allora, la reazione dovrebbe essere quella, ecco il punto, in cui forse anche Papa Francesco ci fa riflettere sul fatto che, no, ci sono molti problemi ecologici che non sono soltanto un problema del pianeta nel senso astratto, ma che sono anche problemi delle persone. La vera ecologia non è mai semplicemente un'ecologia senza l'uomo, è sempre un'ecologia dell'uomo con l'uomo, vedete? Addirittura Papa Francesco dice, attenzione, perché una certa mancanza di contatto fisico, le élite che parlano di ecologia, e poi provoca, no, delle situazioni in cui non si capisce il problema veramente. E questo a volte convive con un discorso verde. Cioè noi possiamo fare l'ecologia da salotto, no? Ci mettiamo qua e diciamo che dovremmo fare così, e non pensiamo ai problemi reali delle persone, perché un vero approccio ecologico è sempre un approccio sociale, no? Non può essere, come dicono alcuni con un po' di polemica, no? L'ecologia della ZTL, fucsia, cioè c'è qualcosa che non va in questo modello. Quindi le idee di una minoranza super ricca che si preoccupa delle sorti del pianeta, no? E poi magari maltratta o non garantisce i diritti al proprio subalterno. Capite? Cioè, questo è l'assurdo, cioè, il problema dell'ecologia non può essere separato dal problema dei poveri, questo è un punto fondamentale. Così come, no, sempre nell'enciclica, vedete, dice, questo è interessante, nel 2015 Papa Francesco sembra riconoscere che c'è anche una visione non omogenea, non è così, come dire, sciocco da non considerare che ci sono diverse visioni e linee di pensiero in merito alla situazione e alle possibili soluzioni, ci sono sensibilità diverse.
Tra l'altro guardate anche questa polarizzazione, noi siamo lo stesso mondo che assume una retorica quasi aggressiva di decrescita, che dobbiamo tornare indietro, dobbiamo rinunciare alle fonti energetiche, anche se non ne abbiamo di alternative perché il pianeta lo vuole, ma siamo gli stessi che poi fanno progetti transumanistici, l'intelligenza artificiale anche che gestisce tutto, che ci sostituisce. Vedete la polarizzazione? Sia sempre lì nella frattura. O l'uomo super impegnato nel proprio ego artefice, o la natura che diventa una sorta di mito, no? Che bisogna rispettare, romantico, che va cullato, che va curato, che va mantenuto, che forse se non ci fosse l'uomo magari starebbe anche meglio, ok? Quindi qui c'è molta attenzione. Poi anche questo discorso, vedete, noi non siamo Dio, dice Papa Francesco nel Laudato Si, la terra ci precede e ci è stata data. Ciò consente di rispondere a un'accusa lanciata contro il pensiero ebraico cristiano. È stato detto che a partire dal racconto della Genesi, che invita a soggiogare la terra, avrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della natura. Qui c'è un punto interessante. Cioè il cristianesimo può essere accusato di favorire il dominio. Ma se noi, dopo che io vi ho tediato un'ora, vi dico, non è il dominio nel senso moderno dell'artefice, ma è il dominio nel senso dell'ordine. Cioè l'uomo è il soggetto che deve cercare di compiere il bene del tutto, si deve inserire nel bene del tutto con la sua intelligenza, con la sua volontà, con la sua libertà, ciò che non è possibile in nessun altro vivente. Questo è il dominio. Tra l'altro Tommaso d'Aquino dice una cosa molto bella, in un punto, quando si chiede che cosa significa dominus, la parola dominus, lui dice ci sono due significati di dominus, uno è negativo, e quando c'è il servaggio, cioè c'è l'asservimento forzato delle persone, ma c'è un altro significato di dominus in cui noi riconosciamo che qualcuno per i suoi meriti è giusto che stia in un posto, diciamo, gerarchicamente superiore a un altro. E dice, persino non ci fosse stato il peccato originale, questa forma di dominio ci sarebbe. Cioè se io ho delle conoscenze, è giusto che io mi assuma la responsabilità di trasmetterle, quindi abbia una posizione asimmetrica nel momento in cui... Quindi mi chiamerete professore, dominus. È giusto che chi sa venga onorato rispetto a chi non sa. È giusto che chi sa fare una cosa gli venga riconosciuto. Non è, come dire, una sorta di sovietismo dove tutto è uguale. Il dominus non è per forza una figura negativa. Se diventa colui che si assume la responsabilità della sua differenza. L'uomo ha una differenza, ha un'unicità nella creazione e non può non assumersi la responsabilità di farlo, di proteggere, di curare, di preservare, di conservare, di vigilare. Quindi l'ecologia è umana in due sensi, è umana perché non dimentica che l'uomo è momento della natura, che il bene del pianeta è il bene dell'uomo sul pianeta, non è il pianeta da solo, ok? Non è il pianeta a prescindere, ma è il pianeta abitato da un uomo consapevole della propria vocazione, del proprio posto nell'universo. Allora quello di cui abbiamo bisogno, il cristianesimo dà un apporto, è l'idea di un universo che ha un senso e dentro cui, proprio perché l'universo ha un senso, io posso individuare un posto che non sia un posto che semplicemente io decido arbitrariamente. Perché se non c'è un Dio, se non c'è un ordine, io a un certo punto in un mondo che non ha nessun senso faccio quello che voglio. Anche perché poi voglio dire, io oggi vivo, domani chi se ne frega? Scusate, come diceva lì, mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Quindi che mi frega delle giovani, delle future generazioni? Godo finché posso, godo più che posso. Quindi, vedete, cioè, l'idea invece è che c'è un ordine, che c'è un senso. Dove ha un senso il tuo atto di cura. Allora questo cambia totalmente. Allora ecco in che senso io credo anche giustamente il Papa usa la parola ecologia integrale, che non è ecologia e basta, che non è ecologia radicale, ma è integrale. Cioè l'ecologia integrale dovrebbe essere fondata sulla nozione di bene comune, la casa comune, eh? Ma la nozione di bene comune è una nozione complicata.
perché come vi ho detto prima, oggi parlare di bene comune è pericoloso perché si mantiene quella separazione tra Stato e individuo. Oggi, anche quello che è successo in questi anni, no? Sembra che parlare del bene comune vuol dire parlare di quanto lo Stato c'ha il diritto di imporre dei divieti, delle norme, perché il bene comune è ciò che legittima la superiorità dello Stato sull'individuo. Questa è una concezione totalitaria del bene comune, perché il bene comune in una concezione sana è il bene di tutti e di ciascuno. Non si può fare il bene comune se si violenta il bene degli individui, così come il bene comune non è la somma dei beni individuali. Il primo errore è il totalitarismo, il secondo errore è l'individualismo. Ma la cosa interessante, io per esempio ho appena finito di scrivere un articolo su un tomista belga molto, che ha scritto un libro molto importante negli anni 40 su questo tema, si chiamava Il primato del bene comune, e lui spiegava proprio questo, e lo scriveva negli anni 40, quindi non nel 42, il 43, quindi un momento delicato, non era un discorso accademico astratto, c'era la guerra. E lui diceva, attenzione, perché se noi non riconosciamo che il totalitarismo sbaglia perché non dà un giusto significato del bene comune, quindi la soluzione non è assumere dall'altra parte una enfasi della persona, dell'individuo, che poi porta a una società insopportabile di individui che pensano solo a se stessi, ma il giusto primato del bene comune, come di tutti e di ciascuno, come in una famiglia, dove il bene comune è il bene realmente condiviso dai suoi membri. Non è la somma dei beni particolari, non è la somma degli interessi individuali, è il fatto che insieme è nostro bene proprio, un bene che non è solo mio. Questo è il bene comune. Allora, riconoscere che anche in qualche maniera l'ordine dell'universo, l'ordine della terra, il mio posto nel mondo e nell'ambiente è parte del bene comune, è un momento del bene comune che io costruisco e condivido con gli altri. Questo è il punto fondamentale. Ora, quest'ultima parte la dedicherò invece a una cosa un po' meno bella, cioè fino adesso abbiamo letto anche delle cose molto belle. Qual è il problema? Che noi dovremmo distinguere l'ecologia dall'ecologismo. E qui inizia la nota un po' negativa e devo dire anche un po' pessimista del mio intervento. Perché? Perché Papa Francesco dice delle cose molto belle, no? Però c'è un problema, che il mondo va da una parte, non è che proprio lo ascolta molto, o che ascolta la tradizione di cristiana. E quindi che cosa succede? Che a partire soprattutto dagli anni 90 nasce tutto un movimento, per esempio, neopagano, dove ritorna, cioè, non so se voi vi ricordate, magari qualcuno di voi si ricorda, un grande sociologo, Max Weber, diceva che l'epoca moderna è segnata dal disincantamento del mondo. Cosa dicono questi studiosi? Dicono invece oggi noi siamo tornati in un rincantamento del mondo. Per cui l'ecologia, per esempio, è proprio al centro di questo rincantamento, con tutti i miti, queste idee anche molto così, non so come definirle. Al World Economic Forum hanno iniziato i lavori con una sciamana che ha fatto una specie di... Cioè questi sono i potenti della terra, ragazzi. Hanno fatto questa grande cosa sciamana perché l'ecologia, loro, è una forma di neopaganesimo in cui il nemico principale è il cristianesimo. Perché il cristianesimo dà l'idea di una natura in equilibrio con l'uomo, dove l'uomo è, nello stesso tempo, parte dell'intero, ma ci sta in un modo diverso. C'è l'incarnazione, quindi non è che puoi proprio banalizzare l'uomo, non è come gli animali. Allora, ecco perché, guarda caso, questo neopaganesimo è per i diritti degli animali, per l'uguaglianza, è panteistico. Anzi, l'uomo, se potesse togliere il disturbo, sarebbe anche meglio, no? Infatti, per esempio, questo è interessantissimo ed è molto pericoloso. Questi soggetti hanno di solito le idee malthusiane. Cos'è il malthusianesimo? Lo dico in due parole. È l'idea di questo prete che Dio ce ne scampi e liberi, no? Malthus, questo reverendo, che aveva l'idea che le leggi sui poveri erano sbagliate. Perché? Perché non aveva senso proteggere i poveri quando, dal punto di vista scientifico, no? Il numero di risorse e il numero di persone dovevano rispettare un equilibrio. Se c'erano troppe persone, le risorse non erano sufficienti, quindi era giusto che chi eccedeva facesse la fine che natura vuole.
Quindi il principio fondamentale del malthusianesimo è gestire la società di modo da fare in modo che la popolazione non aumenti eccessivamente. E quindi ridurre la popolazione. Solo che questo porta, come dice qualcuno, a delle forme, diciamo, come cosa hanno fatto i neomalthusiani negli anni 80 e 90? Promuovevano a mani basse nei paesi poveri aborto, sterilizzazioni di massa, eh? Noi abbiamo intere generazioni di donne in India e in Cina che non potrà mai avere un altro figlio. E dice qualcuno, non sono stati i comunisti cinesi a fare questa scelta, ma i malthusiani occidentali che hanno convinto i comunisti cinesi a farla. Con l'idea del figlio unico, capite? Quindi, e poi c'è questa idea straordinaria, c'è un libro, adesso poi ve li faccio vedere, che è giustamente un libro uscito l'anno scorso, si intitola proprio così, Prometeo e Gaia, che sono le due polarizzazioni, no? Prometeo scatenato, il tecnicismo fine a se stesso, e Gaia, questo mito della terra, questa terra incontaminata che non esiste, no? Questa terra che non può essere sporcata, questa terra vergine che è talmente vergine che non lo sa neanche lei quanto è vergine, no? E quindi la presenza stessa dell'uomo la offende, la stupra, capite, no? Questa polarizzazione, quindi... E poi quest'altro aspetto, che è quello clou, no, da un certo punto di vista, è il rapporto problematico che c'è tra scienza e politica. Perché, vedete, c'è cioè il problema serio, è che la scienza dovrebbe avere una sua autonomia di sviluppo. È un grande problema quello dell'autonomia della scienza. Perché l'autonomia può mancare da due punti. Può mancare perché la scienza viene indotta a certi risultati da qualcuno, ok? Lo vediamo, non so, nei regimi totalitari. Ma c'è anche un altro modo, che è un'induzione psicologica, cioè se io ti convinco che sostenere una certa cosa è criminale, cioè se tu neghi o se tu sei contro questa cosa, sei un farabutto, io se faccio un esperimento scientifico e questo esperimento non mi conferma l'idea, io cosa faccio? Sono stimolato a non essere obiettivo, a non considerare del tutto certi dati che potrebbero interessarmi. Cioè, c'è anche un condizionamento psicologico dello scienziato, perché lo scienziato è un essere umano. Quindi, in qualche modo, la scienza migliore è quella in cui la politica, di illusione, fa un passo indietro. Non quella dove... Invece noi siamo in un momento dove la scienza è diventata la legittimazione dell'azione politica. Questo è molto pericoloso. È successo due volte nel mondo. Una volta è il comunismo sovietico, perché voi sapete che il marxismo non è una filosofia, è una scienza della storia, è una scienza della società. Quindi il marxista non è un socialista utopistico. Quindi l'idea quando si fa il marxismo, quando si mette in piedi una dittatura comunista, è che è doloroso, è la fase iniziale, però poi alla fine bisogna arrivare lì. Perché? Perché la scienza della storia dice questo. Quindi tu non puoi opporti alla scienza. L'altro è stato il nazismo, no? Con una scienza biologica che stabiliva dei criteri per determinare il miglior uomo possibile, no? Quindi attenzione a basarsi sulla scienza. E poi perché, vedete, a volte anche, devo dire, anche nella Laudate Deum un po' il linguaggio che è un po' così, no? Cioè quest'idea che c'è un consenso scientifico su un oggetto. Ma da quando in qua un criterio della scienza è... la maggioranza degli scienziati che dice una cosa. Galilei aveva la maggioranza degli scienziati che diceva una fesseria, no? Se noi avessimo applicato questo criterio saremmo ancora qua a dire che gli astrici e che quelli come Galilei e Aristarco di Samos sono dei cretini, no? Io se scrivo un articolo scientifico mi metto un gallone se penso di aver detto una roba originale. Oh, ha detto una roba nuova su San Tommaso, pensa a questo qua, fenomeno. Se la maggioranza degli studiosi sostiene una cosa diversa, io do sì, mi faccio andare a figurare e anche niente, perché se il criterio è la maggioranza, noi avremmo l'ambizione di dire qualcosa di diverso. Cioè, la ricerca scientifica non può procedere per consenso, perché questo genera un pericoloso modo di fare scienza. Poi, il problema sono anche i finanziamenti, tutte queste cose qua, no? L'OMS è finanziata da Bill Gates, per esempio. Cioè, la Meloni ha visto Bill Gates in privato, chi è? È un privato, non è un capo di Stato, non rappresenta nessuno.
Cioè, questi sono i problemi. Cioè, quando la scienza, la tecnologia e la politica hanno dei rapporti che non sono trasparenti. Perché? Perché la formula del vaccino Pfizer è sotto segreto? E gli studiosi, ho un amico che fa il ricercatore, in misura fa, io vorrei studiarlo. Cioè, anche magari per confessare qualche tesi complottista. Ah, non me lo fanno fare, c'è il segreto. Vedi, finché non me lo fanno studiare, noi possiamo dire tutto di sto vaccino. Capite? Allora, questi rapporti tra scienza e politica non ci aiutano ad affrontare il problema. No? Io, per esempio, penso che usare la parola negazionista sia molto pericoloso. Perché, innanzitutto, ma anche per esempio sulla storia, no? Cioè, se uno nega l'olocausto e dice che l'olocausto è una bugia, allora, se noi siamo una società virtuosa, questo ci stimola a studiarlo di più. Non a volere che quello che non la pensa come me vada in galera. Ecco perché di solito, anche tra noi, no, non si vede di buon occhio questa modalità aggressiva, polarizzata, per cui il negazionista è una specie di erede. Per questo è una forma religiosa, capite, no? Il negazionista dice delle sciocchezze, si prende e si dimostra che è una sciocchezza. Anzi, quasi mi fa un piacere che l'ho studiato di più, no? Così, per combattere il negazionista, io ho studiato. Sant'Agostino diceva gli eretici, che pure sono male, ma ci aiutano a capire meglio la verità di fede nel della religione. Cioè, il dibattito è una cosa bella, è una cosa seria. Quindi, invece noi cosa facciamo? Anziché produrre argomenti migliori, produciamo etichette. Siamo come le bottiglie di vino. Etichettiamo, no? Ecco, questo è un problema. Perché? Perché come si fa ad affrontare seriamente una questione complessa come l'ecologia? Tra l'altro, ricordatevi che molte delle questioni politiche legate all'ecologia si basano su predizioni. Ora, il problema del clima, per esempio, è che il clima è un sistema non lineare. Quindi tutte le predizioni, anche quelle più plausibili, sono sempre predizioni incerte. Cioè, uno dei grandi temi, cioè, è uscito da poco un libro su questo, molto interessante, dell'educazione civica alla scienza, è dire come educhiamo al fatto che la scienza abbia un valore nella società, nella consapevolezza che la scienza non è esatta, cioè che in molti casi, in molte ipotesi, hanno poi bisogno di essere confermate. C'è un aspetto di probabilità, di plausibilità, di predittività. Molte delle previsioni fatte, per esempio, sul clima sono state o su alcune cose che riguardano l'ambiente sono state miseramente sconfessate dalla realtà, no? Capite? Cioè, perché? Non è che allora siamo diventati... Però, perché attenzione, cioè, ci vuole un atteggiamento molto prudente. Io vorrei vedere dei politici un po' prudenti, questi, che non prendono delle posizioni, che poi tra 10 anni diciamo, non è così. Cioè, perché? Noi, per esempio, abbiamo dei buoni indici che ci dicono che c'è un rapporto tra uso dei combustibili fossili, aumento della CO2 e aumento della temperatura. Ma non possiamo dire che abbiamo una certezza, perché questo sarebbe fare un ragionamento che non è più scientifico. E poi, anche ammesso il punto, il modo in cui si agisce è opinabile, è decisione politica. Quindi, qual è la cosa giusta da fare per togliere il riscaldamento climatico? Fare tutte le auto elettriche? Uno può essere libero di dire che è una grandissima sciocchezza, come i 30 all'ora a Bologna, come la città super ricchi di Sala, che non puoi entrare se non hai l'euro 18, non è che non compra la macchina euro 18 perché è pigro, ma perché ci vuole della roba che non ci danno, cioè i soldi. Cioè, non è che io se ho la macchina che ho, non è che ho perché non ho sensibilità ecologica. La criminalizzazione del povero, questo è il problema. Perché i poveri non sono solo i poveri dell'Africa, sono anche i poveri di casa tua. Perché uno dei rischi dell'ecologismo è che io amo l'umanità e odio il mio vicino, come diceva Dostoevsky, niente di nuovo sotto il sole. Quindi attenzione, è un rapporto complesso. E il modo in cui si affrontano i problemi è politico, nel senso nobile del termine. Discutiamo, ragioniamo, magari devi vincere una resistenza perché c'è scetticismo, e impari a trovare gli argomenti per vincerla, non demonizzi chi non la pensa come te. Tra l'altro, per esempio, molti di questi che fanno queste attività, per esempio Extinction Rebellion, piuttosto che Ultima Generazione, sono tutti dei neopagani, i loro fondatori. Guardate alcune frasi celebri, così, ecco, questi sono tre libri molto interessanti. Questo è questo libro,
caustico, però dà delle buone informazioni. Il Dio verde, non a caso, non è il neopaganesimo di certi gruppi. Questo è un libro universitario molto bello, molto interessante, vedete? Prometeo e Gaia, tecnologia, ecologia e antiumanesimo. E questo qua è un altro libro interessante scritto, questo è un filosofo francese, Stéphane François, che ha scritto alcune cose proprio sul neopaganesimo contemporaneo, un bel libro, che fa vedere come anche l'ecologia ha questo côté in qualche modo anticristiano. Guardate alcune frasi notevoli, che non sono proprio edificanti, Quello lì è uno studioso, Laurent Lachem, è un francese. Questo lo conoscete tutti, il signor Parisi, che, come dire, finché fa il fisico va bene, quando esce, insomma, e guardate cosa dice Greta Thunberg, cioè, mi dà un'idea non proprio facilissima del contesto, Oppure questo. Questo qui, René Dumont, è il fondatore dei Verdi francesi, morto a 97 anni, nel 2022, guardate cosa dice, sarebbe possibile, da quando i metodi contraccettivi di aborto precoce hanno fatto progressi decisivi, autorizzare solo un tasso di natalità che compensi la mortalità. Vedete il malthusianesimo? No? E tutto sommato, raggiungere rapidamente crescita zero, dice, se questo sarebbe possibile farlo, se si impiegassero metodi autoritari che il pericolo globale giustificherebbe, perché questo è il nostro tema. Qual è l'unico limite alle libertà individuali? La paura del disastro imminente. Quindi, se tu convinci che c'è un pericolo globale, tu fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi. Capite? Anche l'aborto alla 91esima settimana. Non so se mi spiego, dove voglio arrivare. Quindi, questo è. E poi vi faccio vedere questa splendida termine, poi vi lascio un po' parlare, perché ho parlato tantissimo. Però, questa è una vignetta di un settimanale britannico conservatore, si chiama The Spectator, che è il più antico settimanale, un antico magazine mensile del Regno Unito, dove guardate questa immagine che è straordinaria, queste elite woke, no? Fluide, che fanno loro le battaglie ecologiste, lo vedete? Vedete che sono fluidi, perché quella è una donna ma forse no, quello è un uomo ma forse no, sono la nuova aristocrazia che in virtù, vedete, di questo ecologismo che se ne frega dei poveri, se ne frega delle classi meno abbienti, vedete, proprio molesta uno della middle class che sta lavorando. Lo vedete? Interessante, no, questa visione. Quindi, diciamo così, qual è il problema? Che anche dal punto di vista del linguaggio, è chiaro che la strategia di Papa Francesco in questo momento, la Laudato Deum lo dimostra, è sedere al tavolo dei dibattiti ecologici. Ok, cioè non, in fondo da bravo gesuita lui ci tiene a starci, no? In compagnia di chi ha le leve del potere, cioè sapete, noi gesuiti abbiamo sempre avuto questa attenzione in qualche maniera al potere, nel senso di attenzione alle, anche quando erano nel 600 e 700 alle casate, cioè di educare in qualche maniera i potenti. Qual è il problema però? E qui io credo sia un punto per cui è importante quello che vi ho detto, che se noi perdiamo di vista però la peculiarità della nostra proposta, cioè noi non possiamo scivolare nell'ecologismo, perché è ciò che di più anticristiano esiste. Oggi, se esiste un pericolo serio di un totalitarismo, è l'ecologia, perché l'unico modo per attivare in tempi brevi una riforma ecologica secondo certi standard è fare il socialismo ecologico, quindi un controllo radicale della proprietà, dei mezzi di produzione e del consumo, e con un controllo poliziesco, e oggi le tecnologie lo consentono. Quindi io credo che ci vorrà anche una sana resistenza nel dire noi pensiamo che la vera ecologia non possa essere antiumanistica, non possa essere Gaia la nostra terra. La nostra è la casa comune. È interessante come l'ha dato sì Papa Francesco, faccia attenzione a questi termini. Non è Gaia, che è un idolo pagano, anzi neopagano. Ok? Quindi questo mi sembra un po' un'avvertenza importante. Scusate se sono stato lungo, però. Se avete domande, osservazioni, commenti. Gli agricoltori francesi.
Poi c'è il Morlino. Ti capite? Piace italiano. Certo. E quello è un dibattito politico. È giusto che questi agricoltori sostengano la loro causa. E si discute. Poi si vede. Però accusarli di essere semplicemente incapaci di comprendere l'urgenza è molto riduttivo. Poi dico anche un paradosso, che uno dei punti fondamentali dell'ecologismo è, a qui non l'ho scritto, però, che questo odio per l'essere umano, che viene concepito come l'attentatore della natura, come il nemico della natura, è tendenzialmente un dinamismo che colpisce l'essere umano occidentale, bianco. Vi ricordate Greta Thunberg, no? La società patriarcale, sessista, bianca, razzista, eccetera. E questo produce un paradosso. E cioè che il movimento ecologista, che provoca anche delle frenate dal punto di vista economico, cioè è in Europa. Quindi dove, tutto sommato, avrebbe meno bisogno di esserci. E non c'è là dove si inquina di più. In Cina si aprono 3 centrali al carbone alla settimana. Allora uno dice, il paradosso è che se, non a caso, la Cina ci tiene che noi applichiamo i protocolli. Quindi qual è il paradosso? Che poi noi facciamo il gioco dell'inquinamento. Perché? Perché se noi, per impiccarci dei criteri ecologici rigidi, mettiamo in crisi la nostra azienda, la nostra industria, che però inquina di meno dell'altra, è chiaro che noi, paradossalmente, facendo i movimenti ecologisti qua, rischiamo nei grandi numeri di produrre più inquinamenti, perché mettiamo in crisi le nostre aziende e impediamo invece una riconversione, perché bisognerebbe anche dire che sono stati anni di delocalizzazione, di deindustrializzazione. Quindi noi facciamo fare a loro a basso prezzo, utilizzando i loro sistemi non democratici, per avere noi. Quindi questo casomai è il problema: recuperare quel know-how che ci permetta di avere una tecnologia e un sistema di lavoro equo, però, diciamo così, che non faccia finta di fare il gioco delle tre carte, ecco, che non aumenti paradossalmente i problemi sociali. Greta Thunberg pare adesso abbia forse un po' meno fascino sui ragazzi, però ormai il danno è fatto. Ha trascinato, ha riempito piazze, ha fatto saltare tanti venerdì a tante persone. Come ha potuto lei, e per lei comunque, avere così tanta influenza su ragazzi che sono passati da 0 a 100 ad occuparsi del loro futuro, del pianeta, studio proprio del personaggio e di come è stato ben manovrato per trascinare tanti giovani? Io penso che sia una figura inquietante. Penso che sia una figura. Innanzitutto perché Greta Thunberg parte l'iconicità, e torniamo al tema del neopaganesimo. Cioè, l'ecologismo è una religione, come tutte le religioni ha bisogno dei suoi santi, dei suoi riti, delle sue messe, dei suoi Allora, Greta Thunberg, tra l'altro, non ha un messaggio, non so se voi ci fate caso, è soltanto distruttiva, è solo contro, e ha una visibilità che sicuramente, insomma, non è qualsiasi. Però la cosa grave è che questa generazione di attivisti è solo violenza. Cioè, io mi auguro che non so, io a volte, per esempio, io stimo moltissimo il vescovo di Torino, è proprio una brava persona. Però quello che è successo a Torino è gravissimo. Questi che interrompono la messa per leggere la Laudate Deum del Papa e dire che devono smettere di inquinare. Capite? Questa è gente che, oppure che ferma le autostrade. Perché è odio per l'uomo? Perché se lì, su quella strada che tu hai bloccato, c'è tuo figlio che mancherà l'appuntamento della vita, che ha studiato una vita per avere quel colloquio di lavoro e lo perde, o c'è un'ambulanza che non può arrivare perché tu impedisci il transito, vuol dire che tu te ne freghi. Cioè, queste sono forme di disumanità. Interrompere una messa vuol dire che sei ignorante, ma non è solo quello, vuol dire che sei... Tu pensi che qualunque cosa non valga niente rispetto a quello che tu pensi. Se voi sentite quelli di ultima generazione parlare in televisione, è solo violenza.
è solo aggressività. Ricordano, posso dirlo, la rivoluzione culturale di Mao, con questi ragazzi che si opponevano in maniera violenta ai loro genitori, ai grandi, no? Ed è una cosa disastrosa. Cioè, a me sembra, io non so, ma io non ho vissuto l'Unione Sovietica, io l'ho letta solo sui libri, no? Ma io quello che vedo è tanto sovietico. Non so perché, ma noi sono anni che vediamo forme di sovietismo piano piano entrare nella nostra mentalità. L'idea che in fondo se ci controllano fino alle mutande è giusto, qual è il problema? Ma non sono i principi della società liberale. I principi della società liberale sono che il controllo deve essere motivato e deve essere molto calibrato. Non è che io intanto ando coio coio, ho telecamere dappertutto, intercetto tutto, ti controllo tutto, so i tuoi conti correnti, so il tuo stato di salute. Perché? No? Cioè, ci sono delle battaglie che sono, che io trovo abbastanza inquietanti. Adesso la Svezia ha detto che forse non si può garantire lo stato di diritto se non gira proprio più il contante. Ci sono accordi? Che forse, almeno per i perché cos'è successo? Che in Canada, adesso c'è tutto il problema perché un giudice ha ammesso che il governo ha sbagliato, quindi figurati, no? Ha detto che ai trasportatori che facevano la protesta, bloccare il conto corrente è contro i diritti umani. Cioè, noi dobbiamo stare attenti a queste forme sovietiche, cioè l'ecologia, perché vedete, il fatto è che è una cosa vera, è così importante, no? Allora, le cose importanti diventano il cavallo di Troia con cui tu... Ecco perché bisogna difendere con molta forza la nostra idea di ecologia, che non è quella dell'ecologismo neopagano post-sovietico che vogliono imporci. Cioè, attenzione. Quando vi diranno che vi danno la tesserina, adesso tu dici, ma è una roba da complottisti. Però intanto dimmi che non lo farai. Non darmi del complottista, no? Dimmi che non mi darai la tesserina col consumo di CO2. Ma non vedi già nelle app delle banche che c'è scritto lo stile ecologico? È inquietante. È inquietante. Se tu vedi questa cosa qua. È inquietante. È assurda. Certo. Ma è la stessa politica comunque che è sbagliata. Perché vuol dire che tu hai quel pessimismo antropologico per cui tu non mi vuoi educare al consumo responsabile. Ma dici, tanto tu non sei in grado. Quindi io ti impongo il mio modello e gestisco io il cambiamento. Sì, ma se vai a vedere i parametri su cui è basato lo stile ecologico è follia pura, eh? Cioè follia. Cioè almeno io sono molto scientifica, quindi so leggere un problema, sono stata insegnante per tantissimi anni, fortunatamente ora in pensione, sono anche un libero professionista, però vedo il problema qual è. Io sono così, ma ce ne sono 100 che non sono così, che non sono abituati a pensare, e sono d'accordo su questo. I nostri ragazzi li pensiamo stupidi, ma in realtà non sono così. No, guarda. Sono molto più intelligenti di quelli che noi pensiamo, ma è la politica che ci orienta verso una società dove i ragazzi non devono pensare. Ma perché? Capisci? Fa parte di quella frattura. Esatto, no? Rientriamo in quel concetto. Perché se la ragione strumentale domina, tu svilisci invece la ragione più alta, che è la ragione contemplativa. La ragione che pensa per pensare. Esatto. E la cosa bella è che anche chi ha gli studenti più capre che può, però quanto è bello quando riusciamo a fare un ragionamento in cui ci dimentichiamo del voto, e pensiamo alla cosa bella di cui stiamo parlando. E lì non ha prezzo. Non ha prezzo. Il problema è che il pessimismo antropologico, che tra l'altro è un vezzo degli italiani, no? Io vivo a Roma, posso dirlo sta cosa. E tu dici, ma insomma non mi sembra corretto, ma lo sai come siamo noi, se non ci metti la legge questi fanno quello che vogliono. E certo, vi siete trogloditi, buzzurri, e quindi vi abituate a pensare che sono tutti così, no? Cioè, non bisogna scommettere, io quando entro in classe, se scommetto che ho davanti dei cretini, di solito è un disastro. Cioè, se invece scommetto che ho davanti della gente, che sì, va bene, non saranno i primi Nobel della fisica, però è gente che vuole, è gente che magari gli si sveglia, gli si accende la lampadina, si dice una cosa diversa, no? Se leggi bene un testo, se fai vedere che... Io una volta ho letto un pezzo delle Confessioni di Agostino, una ragazza fa, ma diceva veramente queste cose? E lui è veramente fratto lì, copierà, è veramente Agostino. Cioè, sì, ma è
così. La meraviglia. Invece, se noi pensiamo che l'uomo è un essere che è capace solo di peccare, tra l'altro questo è interessante, che non a caso perché queste cose nascono nei paesi con forte tradizione protestante? Perché è un puritanesimo senza Dio, è un puritanesimo senza Dio. Noi siamo una massa di dannati, almeno però il puritanesimo aveva questa grinta del fare. L'ecologismo ha la grinta del retrocedere, cioè non deve farti vedere un paradiso in terra, ma l'inferno in cui vivi. E quindi c'è tutto un pessimismo antropologico distruttivo dell'uomo. Sì, perché si concilia molto bene la difesa di qualunque biodiversità, che sia l'erba, proprio l'erbaccia che ormai deve crescere perché sennò non la posso tagliare, se no non conservo le biodiversità, e poi il diritto a uccidere, all'aborto, perché è il mio. Quindi io salvo il bruchetto, e quindi io conservo questo pianeta, cioè lo voglio consegnare poi a chi? Al bruco, alla filfine, che cioè alla filfine chi? No, ho un numero accettabile di umani che non sia inquinante, per esempio. Però decido io, cioè io voglio rimanere. L'idea è che noi dobbiamo arrivare a essere 1 miliardo o 2. Se siamo di più, bisogna gestire l'eccedenza. E la puoi per esempio, c'è tutto un movimento ecologista che vuole abolire l'assistenza medica per gli anziani. Cioè, gli anziani bisogna. Non possono arrivare. Ragazzi, voi siete parassiti, non dovete dire. Quindi non c'è. Quindi l'aborto, però l'idea di togliere l'assistenza medica agli anziani è molto malthusiana, cioè proprio Malthus la diceva coi poveri, certo. E lui la dice con gli anziani, cioè dice l'eutanasia diventerà una forma di, come dire, non di libertà, questa sarà la retorica, ma diventerà un peso che ti faranno sentire che tu nella tua condizione di salute vuoi vivere, tu ti sentirai costretto a dire che vuoi morire. Perché devi togliere il disturbo, perché inquini, spendi risorse, non è la dignità della vita umana. Però ci sono tanti film, che adesso il mio figlio mi ha fatto vedere, io li confondo tutti, in cui c'è sempre un'elite che poi si crea la sua nave spaziale per colonizzare il pianeta e lascia i poveracci in una terra ormai distrutta, inquinata, e si trasferisce, guarda caso, selezionatissimi in un mondo ideale, vanno sempre a finire male comunque tutte queste. Almeno un po' di nemesi, ragazzi, cioè, se no qua certo. Don't Look Up, tu pensi a quello, per esempio? Ma ne ho visti troppi. Quello è un bel film, ma Don't Look Up, che è questi ricastri che poi fuggono e poi vengono. Vabbè, non lo dico perché sennò non spoiler. Chiederle qualche spunto per superare queste fatture di cui ha parlato. Nel senso che effettivamente sono molto chiare, molto evidenti, ma c'è qualche spunto per superarle, che non è tornare indietro come era prima, perché si stava sempre meglio quando, cioè, quando era prima, però effettivamente noi andiamo in avanti e mi chiedo c'è qualche spunto. Ma guarda, a me viene a dire una cosa che può sembrare anche minima, risibile, però il problema è che noi, io lo dico anche proprio come cristiani, abbiamo una timidezza vergognosa. Se c'è un momento che avrebbe bisogno di una nuova evangelizzazione è questo. Invece noi abbiamo una timidezza che sembra sempre che, non lo so, cioè se proponiamo un momento di preghiera ma non vengono. Ah, sicuramente sono, è come quando giochi alla lotteria, non vinco. Ah, se non giochi non vinci. No? Se non ci provi, però porca miseria, Rosini ce li ha fuori che non possono entrare i ragazzi. Però vuol dire che se c'è un predicatore bravo, un adulto credibile, no? Allora forse qualcuno viene e si accorge che come fai a superare quelle storture, no? Queste fratture, dov'è che erano? Adesso non arrivo, eccole, le vedo, queste qua. No? Le superi se riacquisisci una concezione profonda della bellezza della creazione. Però che non è un'idea così, la devi coltivare, no? Quotidianamente, leggere, pensare, pregare, eh?
coltivare un'idea più profonda dell'unità. Per esempio, l'io, cioè guarda caso, la natura non è il tuo corpo, nella concezione ecologica il tuo corpo non è la natura, perché tu sei la tua volontà di autodeterminazione, non il tuo corpo. Anzi, spesso gli ecologisti sono gender fluid, quindi vogliono determinare loro il loro corpo. Perché il corpo umano ha sempre uno statuto, anche in filosofia, no? Ha sempre uno statuto, il tuo corpo ha sempre uno statuto un po' particolare, perché il tuo corpo non è un oggetto, ma non è nemmeno te. E quindi hai questo rapporto particolare, privilegiato col tuo corpo. Il tuo corpo diventa il principio di realtà, che ti ricorda che c'è un ordine, che c'è una bellezza, che c'è una realtà. Noi dovremmo essere tutti molto più realisti. Uno dei principi terribili della nostra cultura è che noi siamo edonisti. L'edonismo ci fa volere quello che non abbiamo, ci fa immaginare che ci renda felici ciò che ancora non è alla nostra portata, no? Ci fa pensare che la nostra vita passa ai margini della vita vera. Quindi sarebbe bello avere il lavoro che non abbiamo, vivere nella città in cui non siamo, avere i vicini che sono diverse cose, tutto così, no? Quindi il principio di realtà, per esempio, il principio di creazione è un profondo principio di realtà, perché la realtà è buona. Quindi pensa quanto bene farebbe il cristianesimo, quindi senza bisogno di recuperare le forme storiche magari. Però, e poi questa questione qui è importante, cioè il bene comune. Noi siamo totalmente diseducati al bene comune, al senso della comunità. Cioè noi le sfide le affrontiamo recuperando la comunità. Il bene comune come bene di tutti e di ciascuno, come bene di comunità ordinate tra di loro, che era la dottrina classica, no? Della realtà comune. Quindi tu sei membro di una famiglia, costruisci una famiglia come società, come comunità, non semplicemente come autoriconoscimento dei tuoi sentimenti. Infatti quelle finiscono subito, ma non sono famiglie, sono un'altra cosa. E quindi il territorio, e quindi anche tutta una serie di questioni sociali non si possono banalizzare come facciamo noi, la questione dell'immigrazione, la questione della casa, la questione è che comunità sei, cioè in che valori ti riconosci, come costruisci legami con gli altri. Guarda caso, anche alcuni risultati, anche ecologici molto importanti, si trovano dove la comunità si riconosce forte. Per cui in una comunità che si riconosce forte non butti la roba a caso, perché è la tua comunità, è casa tua, eh? Invece se una città non è casa tua, ti frega. Prego. Volevo dire che mi colpisce è che tutto questo discorso credo che la nostra società ci manifesti il profondo malessere che viene da questo individualismo. Sì. E quindi che forse proprio dal principio di realtà dell'esperienza del malessere, della solitudine, di questa situazione culturale, di tante isole, che però stanno male come isole, forse possiamo riscoprire che abbiamo bisogno degli altri per stare bene. E quindi che da qui forse può ripartire anche proprio una proposta di discorso cristiano, che però, non so, pensandoci a volte credo che bisogna avere l'umiltà di partire da chi abbiamo accanto. Cioè forse come cristiani abbiamo spesso vissuto un'esperienza di collettività molto ampia, no? E forse si riparte invece dalle persone che abbiamo accanto, dal ricostruire comunità, dal ricostruire unità, dal ritrovare una dimensione. Mi piaceva molto questo discorso che faceva sull'ordine, no? Che dà il senso e che però rimette anche in una condizione di pace con la natura, con gli altri, con anche nell'accoglienza del proprio e dell'altrui limite, per cui in questa dimensione di armonia, mi viene da dire, dentro alla quale si può forse a piccole gocce ricostruire una dinamica che può portare a qualche cosa, no? Davvero come a cerchi concentrici. Sì, a me viene da dire, sì, bisogna farlo. Sì, sì, cioè, certo. Oggi non possiamo pensare, a volte quando io leggo anche certi autori tipo Dostoevskij, sembra quasi che il malessere, tu senti il malessere, e
questo ti fa scattare l'idea che devi cambiare, no? Non è così. Cioè, oggi, come diceva Lipovetsky, Dio è morto e tutti se ne frega. Cioè, nel senso, non è che il malessere mi spinge al cambiamento. Non so se voi ascoltate le canzoni dei ragazzi, no? Cioè, uno dice, ok, sto male, è così. Anzi, mi crogiolo nella paturnia, no? Perché fa parte del mio... Cioè, da un certo punto di vista, in un mondo dove io sono concentrato su me stesso, non è che l'egoismo è solo l'egoismo del fanfarone che si vanta o che si idea di quello che non fa. È anche l'egolatria di quello che si lamenta all'infinito di sé e si bea nel fare le storie in cui quanto sono sfigato, quando è l'altro dice no, ma dai, e tutte queste dinamiche paranoide, capito? Quindi questo è il problema, cioè se non c'è una proposta fatta, c'è qualcuno che poi dice è diverso. Non possiamo pensare che da solo il malessere, non so se... Allora un ragazzo ha malessere, allora viene a bussare alla porta il prete, sì, in che mondo? Così? No, non succede. No, cioè ci vuole un avvicinamento. Io non lo so, a me sembra che quando ero più giovane io c'era molta più idea di pescare, no? Gente che ti veniva a chiamare, ti veniva a cercare. Adesso sei là. Buongiorno. Sono 6 mesi che vi è sta ragazza a messa, nessuno l'ha mai filata. Il saluto è già un miracolo. Ma è possibile stare... Vabbè, a parte il fatto che col terrorismo Covid, no, già la pace, io comincio adesso a farla. Sta fermo, ti volevo dare la mano, non hai fatto niente, che è? No, capito? Cioè, io adesso comincio a dare la pace, oggi io quando le mie figlie mi prendono in giro perché io mi arrabbio veramente. Cioè, a me dà proprio fastidio, il segno di pace, proprio hai il segno di quella che fastidia, ti guarda, fa passi indietro, oppure dare la mano, ti puoi baciare. Sì, esatto. Fisiologico. Ma questo è per la storia dei vaccini, perché noi siamo abituati a pensare. Ma è per quello che è importante. Perché la guerra la facevi, sicuro, fidati. Ma il problema è per quello che vorrei pensare a tutte queste cose anche del bene comune, della bellezza dell'ordine, no? Non funzionano. Cioè, anche per evitare certo. di essere imbruttiti da una realtà che altrimenti appare sempre come il peggiore dei mondi possibili. Ma quindi Antonio dobbiamo iniziare noi, perché in quanto insegnanti tutti noi dovremmo dare l'idea anche ai ragazzi che queste cose siano fattibili, ma dobbiamo iniziare noi, certo. perché se non, appunto, io ieri ho partecipato per così a un dialogo socratico, lasciamo perdere il self-counseling filosofico, no? Ho partecipato, quando ho sentito alla fine, che mi è piaciuto tantissimo, ragazzi giovani, che alla fine hanno detto, ma questo che cos'era? E allora colui che conduceva diceva, questo è un dialogo socratico, che figo che era Socrate. Allora, cioè, ma veramente Socrate nell'antica Grecia, e infatti ho detto, cosa vuoi leggere? Entrambi abbiamo detto, leggi il Fedro se vuoi iniziare. E loro hanno detto, che fighi, erano ragazzi di Roma, no? Che fighi, appunto, ti faccio vedere. Però facciamolo conoscere anche noi, se partiamo col dire, tanto loro sono capri, tanto loro non... No, questo ma, è... E noi, ecco, dobbiamo rendere... mostrare uno scenario e fargli credere che questo scenario, che quello che loro vedranno e che vedono sia fattibile, ma siamo noi i primi che dobbiamo cercare di contagiarli con il nostro entusiasmo, col tuo entusiasmo. Sì, cioè il pessimismo antropologico è sempre l'anticamera di qualunque forma di totalitarismo. D'altronde, se ci pensiamo, chi è il primo pessimista antropologico della storia? È il demonio, no? Dice, ma te vuoi scommettere su quell'essere lì? Ma stiamo scherzando, lo vedi com'è? Ti tradirà, ti frega. Vedete il grande inquisitore di Dostoevskij, leggete. No, ma sei stupido, ma ti fidi di quell'essere lì. Ti vuoi incarnare, ma tu sei malato, cioè almeno se diventi un angelo c'ha un senso. No? Cioè incarnarsi vuol dire che questo per 2 anni non era capace di fare la cacca da solo. Cioè non so se ci pensi, c'è incarnazione, non lo sa. Ma dove avete avuto i bambini? Loro lo sanno. No? Il problema delle mamme all'asilo è che arrivano i bambini e non sono ancora capaci di farla da soli. Cioè vuol dire che nostro Signore ha avuto queste cose. Cioè quindi pensate che ottimismo antropologico. Infatti tutti i grandi autori cristiani, Tommaso, Agostino c'ha un po' di. Però sostanzialmente hanno una grande immagine dell'uomo. Cioè, i nostri autori cristiani hanno tutti un'immagine estremamente positiva del cosmo e dell'uomo, anche se facevano una vita crudele. Questo è interessante.
San Francesco, noi ci dimentichiamo, San Francesco, sapete come ha scritto il cantico delle creature? Perché noi pensiamo, apre la finestra, vede il monte rosa, la guarda. Era cieco, malato, e visto che il Signore gli aveva fatto il dono delle stigmate, no? Lui nella cella c'erano i topi che gli mangiavano per l'odore del sangue, i gomiti e le mani, no? E scrive Laudato Si. Capite? Quindi se non è ottimismo antropologico questo. Cioè, ed è solo questo che è fecondo. Cioè, se noi non sappiamo scommettere non vuol dire essere sciocchi, cioè essere ingenui, essere... Però fare le cose nella consapevolezza che promuovere il bene, la bellezza, la verità, la fede, la cultura, sono cose che ci rendono migliori. Ci rendono anche più liberi. Ci rendono più liberi. Questo è importante. Ecco perché bisogna studiare la storia, la filosofia, il latino. Cosa serve? Quando ero ragazzo, dici se non è vero. Si diceva, a cosa serve il latino? Perché aiuta a sviluppare la logica. Ma è vero che ce l'hanno detta questa cavolata? No. È funzionale. Se il latino aiuta a sviluppare la logica, studiamo la logica, scusate, perché devo studiare la copia quando posso studiare l'originale. Studiare il latino serve perché mi dà le chiavi per capire il senso profondo del mondo da cui vengo. Il latino, la lingua, sì, va bene, ma la bella della lingua è la sua cultura, la sua letteratura, il fatto che funziona così. Quindi è interessante, no? I casi, questo, no? Perché? Intriga. Noi invece cosa facciamo? Mettiamo l'asterisco, cioè rinunciamo alla lingua. Via. È tutto paternalismo, sessismo, tutti gli ismi che avete. Secondo voi una cosa complessa come la lingua si può spiegare con quattro idee turbofemministe? Ma siete convinti di questo? Poi ci sono tante cose che... Ma non lo so, io non sono uno specialista, ma noi avevamo il neutro, abbiamo avuto delle trasformazioni, no? Perché? Boh. E poi, porca miseria, quando io dico tutti gli uomini, tutti sappiamo che non sto intendendo i maschi. E io dico, c'è un fatto, sarà imperfetto, piacerà, a qualcuno non piacerà. Però, se esiste un termine che ti dice che esiste un quantificatore, si dice, no? Che dice di tutti gli esseri umani. Quindi a me dire fratelli e sorelle, vabbè, lo diciamo. Noi abbiamo il regolamento d'Ateneo in università che io non posso scrivere tutti, devo scrivere tutte e tutti. Però questo vuol dire che l'ultimo riferimento è la differenza di genere, ma non è giusto, perché noi siamo esseri umani, prima che uomini e donne. E c'è qualcosa che ci accomuna, che non è il sesso. È il nostro essere uomini, esseri umani, chiamatelo voi. Cioè, se io dico uomini e donne, tutti e tutte, colleghi e colleghe, amiche e amici, continuo a non dire quella comunità lì. Allora preferisco una lingua imperfetta che dice una cosa bella a una lingua che per una mania di perfezione non dice più quella cosa. Non lo so, poi ciascuno ha le sue opinioni, Però questi linguaggi... E mai quella cultura lì, vi ricordate l'immagine del Spectator? Che impone la lingua, impone i suoi costumi, impone... le sue logiche, non ti dice io la penso così, tu la pensi così, non c'è dialogo. Questa è un'altra cosa che noi dovremmo ricordare. Ormai gli unici che pensano che sta dialogo sono gli uomini di chiesa. Questa è gente che non vuole dialogare, cioè ultima generazione non vuole dialogo, non lo vuole, se no non entro nelle chiese a fare blasfemie e noi dobbiamo pure stare zitti, ok? Cioè noi dobbiamo, se no siamo come negli anni 70, quelli che dicono che le Brigate Rosse sono fratelli che sbagliano, compagni che sbagliano. Fratelli, no? Cioè no, noi non possiamo accettare la violenza come metodo di propaganda. Non la possiamo accettare. Quindi voi pregate per me che io non mi trovi uno di ultima generazione che mi blocca nel traffico, perché se no potrei rischiare di farlo fuori. Ma guardate, le mie figlie mi prendono in giro, perché io quando già solo li vedo in televisione fumo, proprio mi fumo il cervello. No? E non possiamo accettare questa roba. Si sa
sapessi io cosa faccio quando sono in Marte, è meglio che mi vedi. Sono felice. Ti trasformiamo. Io, agganciandomi un po' alle cose che hai detto, veramente interessanti, provocanti e utili credo per tutti, puntare l'attenzione su quel punto insomma, che hai toccato tra ecologismo, ecologia, e dove l'ecologismo di fatto mette in crisi esattamente l'immagine di uomo, mettendo in crisi l'immagine di uomo è chiaro che fa dallo spazio, spalanca le porte a tutto il resto che va, potremmo dire, a livellare da ogni punto di vista. E io trovo che, come gli esempi che facevi tu, cioè l'ampliamento del concetto anche dei diritti dall'uomo agli animali, dagli animali adesso agli umanoidi dell'intelligenza artificiale, e si sta andando verso indubbiamente una vanificazione dell'antropos, una vanificazione dell'umano, così come almeno da 2000 anni, ma anche di più, ci è stato tramandato dalla cultura. E quello che a me spaventa è che siamo riusciti a produrre una rivoluzione culturale nell'arco complessivamente di circa 20 anni, mica tanto di più, a motivo di tutti i social e la invasività di internet, perché senza questo non sarebbe assolutamente successo quello che stiamo vivendo. E quindi a livello di comunicazione si fanno passare gli stili di vita. E allora 2000 anni almeno di difficoltà nel, come dire, nell'immaginare anche l'originalità dell'uomo, il contributo della tradizione ebraico-cristiana, che ha dato un grossissimo contributo, siamo qui questa sera anche un po' per riflettere da questo punto di vista, e d'accordo che c'è l'epoca moderna, poi il postmoderno, eccetera, però ritengo che questo spappolamento è avvenuto nel giro di mezza generazione, cioè un 20-30 anni, esageriamo, ed è impressionante, perché per rivoluzione culturale di questo tipo una volta ci volevano 10.000 anni, capite, in modo analogo, e noi in 448 abbiamo disperso, abbiamo annacquato, e chi più può tornare indietro da questo punto di vista? È veramente, veramente difficile, cioè puoi tornare indietro esattamente solo con un lavoro culturale fatto sui piccoli gruppi, perché tanto non riesci più a sparare sul mucchio, perché non ce la fai, o perlomeno, non so, di avere dei potentati incredibili in quanto si va in un'altra direzione, però sui piccoli gruppi, che vuol dire le parrocchie, vuol dire associazioni, eccetera. Il problema è che sono le parrocchie, le prime, le associazioni che, come dire, destinatarie di questo contagio, sono i primi che dicono: ma sì, tanto quanto esatto. Basta, è lo stesso, ma sì. Cioè io... E boh, facciamo un bel esempio. Di Veveri questa sera qui siamo un quarto dei presenti, e l'abbiamo fatto Veveri incontro, capisci? Dico, un quarto dei presenti è un po' pochino, perché devo dire che siamo la parrocchia missionaria, cioè che facciamo venire tutti da fuori, grazie anche a te. È una cosa bella, però per quelli che sono qui non è una cosa bella, perché vuol dire che devi prendere coscienza esattamente di una formazione, di uno scuoterti, invece di dire ma sì, tanto, bene, extra, ma qui può esserci, che uno può, però che sia una cosa dilagante, normale, e vuol dire che se tu organizzi una buona cenetta, io dico sempre con la salamella, non sono quelli soltanto, ma si moltiplicano, uno dà per scontato che la sera invece c'è tutte le forze per uscire. Ma quando è ora di pensare, miseria, perché no, non siamo allenati, non siamo allenati. Ma non lo sanno, abbiamo fatto tutti la scuola, abbiamo tutti almeno le superiori, molti hanno l'università, ma più allenati di così, cazzarola. L'intervento di Giunge, siamo appiattiti, no, volevo lanciare questa provocazione, ho visto che è bravissimo, avanti lei. Quando ero più giovane io, qualcuno mi aveva detto, guarda, noi, non inteso come cristiani, politici, rispetto agli Stati Uniti, ci stanno simpatici i democratici, mi dicevano,
però da italiani, cioè da europei, dobbiamo sperare che vinca sempre un repubblicano, mi diceva questo qua. Adesso forse stiamo vivendo troppo, il problema è che stiamo vivendo, come dicevi prima, stiamo vivendo troppo e vediamo nella nostra stessa vita che le cose, no, vanno, come diceva prima tu Silvio, vanno velocissime. Adesso io vedo, c'ho il figlio che è simpatizzante, per lasciamo stare, no? E dicevo, devo sperare che non vinca Trump, no? Ecco, cioè, non so come dire, è ribaltato rispetto a prima, ho bisogno del democratico, no? Questo è un primo livello, ma per dire che cosa? Che l'altro giorno leggo questa cosa che mi ha molto colpito, che hanno fatto pressioni a quello che doveva difendere il Turetta, perché dice questo insegna nell'università dove che frequentava la ragazza. A me l'episodio di Turetta, cioè di Turetta, sì, adesso mi ricordo i cognomi, ma molto colpito anche perché molti miei amici si sono, come dire, parlavano di questo fatto qua, e a me la cosa, diciamo, era già chiaro, non c'era bisogno di questa cosa qui, perché le evidenze sono, come dire, tantissime, ma lì è proprio, secondo me è venuto fuori proprio alla grandiosa. E dico che c'è proprio bisogno anche per noi di un momento educativo, che quando succedono questi fatti è proprio quel sistema che forse dicevi in qualche passaggio, ci chiediamo dove abbiamo sbagliato noi, come per far fuori che esiste, comunque esiste il male e uno può ammazzare la sua coetanea, cioè quella roba lì invece noi non ci sta in testa, cioè noi ammettere quella cosa lì, che uno può, uno, non tutti gli uomini ammazzano tutte le donne, no? Non so se mi sono, perché adesso è passato che, cioè le cose, ecco, e io dico, ma una volta contro il pensiero cattolico c'erano i liberali, erano contro il pensiero cattolico, quello che dice piuttosto, come dire, perché tu ti possa esprimere, perché sì, tu possa, sì, è un principio, cioè, ma che questo debba avere il miglior difensore che c'è sulla faccia della terra, no? Come dire, adesso l'abbiamo subito un po' che noi, una volta era una roba brutta, sporca e cattiva, cioè quando, collocata nel suo tempo, no? Quindi se, a me è la cosa che cioè, c'era un periodo in quando hai citato il sistema di blocchi, dove per noi era anche più facile distinguere da dove, come dire, qual era il fuoco amico, dove stavano gli amici, dove stavano i nemici, qual era il problema, qual era il posto, cioè le categorie anche per noi, no, erano più, come dire, un pochino più intelligibili, non so se mi spiego. Adesso siamo talmente, cioè la velocità va così, che io dico, come fa quello, tu dici, prima è stato detto, il corpo lo voglio determinare io, però mi faccio anche delle cattiverie, cioè non è neanche così, come dire, il pensiero non è neanche così chiaro, cioè l'intelligenza del nemico, fai anche fatica a starci dietro, non so se mi sono spiegato, no? No, sì, mi sembra quasi che non ci stia dietro neanche lui che ha portato la gente. Vediamo se riesco. Io direi due cose, vedo se riesco. Primo, che certamente l'ecologismo ha molto questo atteggiamento, diciamo così, colpevolizzatore. Questo è un problema, cioè nel senso che non è una realtà che aiuta le persone a scoprire il meglio di loro stessi, no? Ma è colpevolizzatore. Una delle cose che a me spaventano dell'ecologia è che succeda la guerra di tutti contro tutti, cioè che poi alla fine, anziché essere politici responsabili di prendere delle decisioni per il bene comune, poi dei politici che tendenzialmente sono deresponsabilizzati e mettono nei cittadini l'onere di fare le cose. Quindi cosa succede? Succede quello che è successo a me con dei colleghi che sono andato al bar. A me, francamente, essendo io sono anche un emiliano, quindi ho un senso religioso della tavola. Quindi a me che vado al ristorante e alla tavola calda, però vabbè, insomma, vado a mangiare fuori, mi danno la bottiglia senza bicchiere, a me mi viene su, io non ci riesco a mangiare così. Allora, mi può portare un bicchiere? Solo che questi dei ristoranti che portano un bicchiere di plastica, carta, di vetro, mi portano il bicchiere di plastica. I miei colleghi, guardate, c'è uno sporcaccione, no? Sporchi, usi la plastica, Cioè io adesso quando vado a mangiare con loro ho vergogna di chiedere un bicchiere, no? Oppure la colpevolizzazione dei pattumi, no? Tu
voi sporcate, voi non sapete fare la raccolta differenziata, hai buttato. Io l'altro giorno ero di fretta, ero a Roma, mi sono tanto lì, c'è già casino. No, però mi sono sbagliato e ho buttato un pezzo di carta nella plastica. Che faccio? Mi infilo dentro? Cioè, ho sbagliato, no? Se c'è la cosa con la roba che ti becca, perché no? Adesso ci sono vogliono fare i pattumi con la carta che tu vai, apri il pattume e butti, così si sa cosa hai buttato. Cioè, ma capite che mondo è? Cioè, vuol dire che poi dobbiamo farci la guerra dei poveri sull'ecologia, sul fatto che, ah bravo, sei andato in bicicletta rischiando la pelle anziché andare in macchina. Senti, a un certo punto se io ho una persona che la devo andare a prendere, eccetera, e per fargli un piacere prendo la macchina e accendo anche il riscaldamento. Cioè, voglio dire, perché la persona ha un valore, no? Cioè, attenzione, che poi l'ecologia diventa queste forme maniacali, no? Queste forme in cui il politico poi le trasferisce sulla... Occhio, cioè, io trovo... È stata una delle cose, ve lo dico anche, tanto, no? È una delle cose che a me è rimasta qua della pandemia, cioè, le forme di disumanizzazione che noi abbiamo vissuto. Negli ospedali, nelle relazioni in famiglia, cioè dove tutto è stato profondamente disumanizzato, con una classe politica che si è totalmente deresponsabilizzata, no? E poi la Peppa Tencia, come dite voi, ce l'abbiamo noi, no? Con gente che non abbiamo neanche, che è morta senza essere salutata, senza ricevere i sacramenti, 2 mesi e mezzo senza la messa. Cioè, non lo so, poi per carità ognuno risponderà delle sue, però per tornare anche al discorso. Io credo che il problema sia che in questi 25 anni, io lo dico anche da genitore, noi abbiamo visto una rinuncia repentina, globale, totale a educare. Proprio repentina. Cioè, se io penso a quello che ho vissuto io, frequentando una parrocchia di periferia di Bologna, non è che sono andato, appunto, non lo so, alle super parrocchie di Roma dove ci sono le star, no? Cioè, una parrocchia di Bologna, però col mio parroco che organizzava le cose, noi abbiamo una rinuncia radicale all'educazione, poi con degli errori pervicaci, che però anche se continuano a non portare nessun frutto, continuiamo a fare, anche nel gestire i gruppi giovanili, nel gestire la formazione, cioè, ma proprio pervicaci, no? Cioè, noi sappiamo che non funzionano, perché voglio dire, una chiesa che dopo il concilio in 70 anni si è azzerata in Europa, qualche domanda, no? Bisognerà pur farsela, non può essere che andava, prima non era, l'Olanda che ha dato i missionari a tutto il mondo in 20 anni è finita, ci sono le chiese chiuse, trasformate in palestre, è qualcosa non va, cioè c'è un problema interno, prima di dare la colpa ai brutti, cattivi, liberal, masson, no, uno sguarda a casa sua, cioè io cosa faccio per promuovere? Io per esempio trovo che anche dal punto di vista culturale, anche sull'ecologia io ho qualche dubbio, anche sulle strategie ce l'ho. Cioè noi dobbiamo essere consapevoli anche della nostra differenza. Cioè una cosa che a me colpisce sempre quando studio questi grandi intellettuali degli anni 40, Maritain, De Conan, il Cardinal Journet, cioè era gente che aveva molto forte il senso della terzietà. Cioè che un cattolico non è né di destra né di sinistra, non è liberale, non è collettivista. No? Crede fermamente nella comunità ma non è socialista, condivide i problemi della classe operaia ma non accetta le soluzioni marxiste, e chi lo fa è fuori, no? Leonardo Boff non godeva ai tempi di grande rivoluzione, cioè capite? Invece noi adesso sembra quasi che ci sentiamo male se non facciamo vedere che siamo i più mondani possibili, siamo più mondani noi, no? Siamo più cattolici del Papa, al contrario, no? Per cui c'è una mondanizzazione della Chiesa che è spaventosa, nella gestione di tutto. Cioè non c'è una battaglia culturale in cui, come dire, con un orgoglio la si porta avanti quell'idea che è nostra. No, perché sennò sei divisivo. Stamattina, ieri sera mi sono sentita dire così. Poi per carità, a volte a noi non dobbiamo, cioè chi vuole farlo a volte rischia, proprio perché non ha il background, rischia di tirare un po' fuori la clava, Cioè, a volte siamo... Per esempio, io ho parlato con uno del centro Machiavelli, sa questa sciocchezza che hanno fatto con Billy, no? Lì che ha fatto un discorso sull'aborto, li hanno mangiati vivi in Parlamento. Sapete, non c'è stato un convegno dove questo del centro Machiavelli ha detto che non si capisce per quale ragione una donna che venga stuprata, questo legittimi l'aborto.
perché lo stupro subito giustifica. Allora Repubblica ha fatto tutto un articolo, quindi quello della Lega che aveva dato l'assenso al convegno ha fatto subito marcetto, e no, io non c'entro niente, io la 194 siamo amici, cioè tutte queste cose qui, no? Perché non c'è neanche la dignità di portare avanti certe battaglie, no? Di dire perché si discute, non è che io voglio cambiare la legge sull'aborto domani. Poi non penso che, se penso che l'aborto sia un crimine, sono un cittadino peggiore di uno che pensa che non lo sia, no? Quindi anche un po' di coraggio, però in questo paese le battaglie sulla vita sono fatte così, cioè non c'è l'idea di mettersi contro una certa parte politico-culturale che domina nel mondo, perché oggi il mondo ha questo tipo di, cioè tutta la cultura, tutte le elite. Tra l'altro c'è un libro bellissimo su questo di Christopher Lasch, che infatti si fa fatica a trovare, che si chiama La rivolta delle elite e del tradimento della democrazia, che spiega come tutta una certa cultura liberal, no, è diventata un'elite, veramente quella nuova aristocrazia che vedevamo lì, no? Quindi questo è un problema, cioè che noi piuttosto vogliamo piacere a questa elite. Vogliamo dimostrare che la Chiesa non è retrograda, e quindi per fare questo rinunciamo al nostro specifico. Come dice Don Silvio, no? Creiamo dei contesti dove mangiamo la pizza, però dopo la terza pizza basta. Cioè, uno non può fare un gruppo giovanile di pizze. Noi non possiamo lamentarci delle cecchettine e poi sapere che nei gruppi cristiani non c'è uno che parli della castità prematrimoniale, perché riteniamo che sia una battaglia persa. E allora teniamoci sta roba. Se non riusciamo a far capire la bellezza della relazione uomo-donna, dove la castità prematrimoniale è un momento essenziale, se tu non la vivi è un casino. Poi, per carità, non è che siamo condannati, no? Per carità. Però è un punto di partenza, cioè è un punto. No, ma ne parliamo più di questa roba qua? No. Non mi pare, no? Cioè, a me una persona una volta ha detto, la prima e unica persona che mi ha parlato della castità prematrimoniale sei tu. Una che 10 anni va in parrocchia. Di che cosa parlate voi in parrocchia? Le maschere? L'identità? Ma tu siete spesso il gruppo, gli amici? Ah, 10 anni così? Oh! Che è sta roba? Il tuo psicologismo, l'ego psicologico, cioè, capite? Non è l'ordine, la creazione, l'intero, è il tuo mondicello, che vediamo se io riesco che qualcosa, no? Che soffri le tue maschere, il tuo sociale, no? Capito? È la rinuncia, cioè io credo che sia una rinuncia. Allora, ma anche le realtà dei movimenti, dei gruppi, cioè rischiano sempre di avere quel timore di contraddire, lo vediamo anche in politica, no? Cioè, noi siamo condannati a essere o vittime delle idee peggiori, che poi dopo non torni più indietro, perché una volta che hanno provato non è che torni indietro, oppure anche chi potrebbe magari avere un'idea diversa e dire no, ma io non voglio, non quello scherzo, no, io non... Allora dico, cos'è? Cioè non abbiamo mai la possibilità di qualcuno che veramente porti avanti con serietà. Per esempio, a me una cosa che ha colpito anche sull'ecologia, se voi guardate, posso dirlo, no? Se voi guardate i meeting di Rimini, fino al 2014, il meeting di Rimini era un momento dove c'era una riflessione anche severa sull'allarmismo. Quindi chiamavano Franco Prodi, chiamavano questo bravissimo, l'abbiamo chiamato anche noi, bravissimo, Marco Bressanelli, tutta questa gente, cioè gente che è seria, neuroscienziati, eccetera, però che ti dicono, oh, va bene, il problema del riscaldamento climatico esiste, ma gestiamolo, cioè la politica non è la scienza, no? E quindi con questa serietà, oggi, guai a contraddire le idee globali, no? Cioè mica vuoi criticare Greta Thunberg, ma stai scherzando, ovviamente. Questo è il problema. Cioè oggi siamo arrivati a questa roba, qualcuno ride, non so se... No, ma condividiamo. Ma guardate, cioè, ci sono i video. C'è una mostra bellissima del meeting di Rimini, che si chiamava... Sappiamo. Adesso, quella organizzata da Bressanelli, ma bellissima quella mostra lì. Con grafici, dati, no? Cioè, adesso quella... Io vado a memoria, sono vecchio, quindi non mi ricordo più le cose a memoria come una volta. Però, cose bellissime, anche che fanno riflettere, cioè, anche per noi. Noi docenti, come facciamo a trasmettere il gusto della complessità?
cioè devi dire, non è così semplice, la guerra in Ucraina, ho capito, non è che tu c'hai i bianchi, i neri, cioè, è complicato, no? Israele, quella poi proprio, se c'è una roba dove è difficile dire chi ha ragione e chi ha torto, è quella roba lì, cioè proprio è, anzi è l'emblema di dove non si deve andare. Invece noi facciamo di tutto per palestinizzare l'Ucraina, il Kosovo, tutte queste robe qui, no? Ma noi guardate che senza il cristianesimo non ce l'avremmo fatta a mettere pace in tanti posti, perché pensate a tutto il ruolo che hanno avuto i preti nel predicare il perdono, no? Nelle ferite della guerra civile tra partigiani e fascisti. Io mi ricordo il mio parroco che mi raccontava, lui, giovane prete, che cercava di aiutare queste persone che si erano fatte delle vendette mica da ridere, nel triangolo dell'Emilia, Bologna, Ferrara, 100. Perché i comunisti non è che non mangiavano i bambini, ma quasi, cioè nel senso, e i fascisti rappresaglie continue, no? Cioè, come avremmo fatto a risolvere se non ci fosse stata questa forte idea cristiana della pace, del perdono, a risolvere tutto il problema del fronte orientale, no? Tutto il tema degli istriani, cioè voglio dire, l'abbiamo affrontato, perché c'era una cultura di un certo tipo, cioè noi abbiamo bisogno di una cultura che predichi la fraternità, non la fratellanza, nel senso, no? Quindi, ma questo non lo puoi fare se non hai un'idea, no? Siamo timidi, non c'è niente. Se non volevo essere finire così come no, credo che sia un'ottima provocazione proprio, ma una giusta e serena dialettica, perché laddove oggi c'è dialettica, vediamo anche in televisione sovente, è sempre nell'ottica di uno scontro, ma mi ricordo sempre quello che mi ha detto una volta nei primi anni a Nova Regaldi il professore Eusebi, era venuto lui poverino che faceva attraversare mari e monti pur portando avanti tutte le sue relazioni, le sue idee, era venuto lì per un gruppetto, eravamo meno di stasera, metti una ventina di persone a dir tanto, di giovani, e lui aveva lasciato a casa la famiglia, eccetera, eccetera, e diceva questa cosa, fino a un po' di decenni fa, diceva, eravamo all'inizio del 2000, anche solo 10 anni fa, 15 anni fa, lo scontro c'era, però tutte e due erano d'accordo che una verità c'era. Ormai questo non ci crede più nessuno, cioè vuol dire semplicemente che io ho l'opinione più forte e tu hai l'opinione più forte, per cui è esattamente sempre uno scontro dialettico dove deve vincere quello che è più forte, ma quell'umiltà che tu devi sempre portarti dentro, che ti permette di agganciare quel qualche cosa che il tuo avversario, che è molto diverso da te, però ti dice, che ti apre un varco che è buono per te, tu non lo vedi più sta roba, perché devi sconfiggerlo tutto. Non che metti che dice anche un 80% di scemate, ma se c'è un 20% di roba buona, ma valorizzala. Ma sta roba qui non è nella dialettica, non è nella relazione. Invece se si impara a dedicare del tempo anche a scontrarsi in modo sano, perché ne riconosci l'onestà intellettuale, ecco, di chi opera in questo senso, e allora davvero si aumenta la passione, ritorna la voglia anche di discutere un po' seriamente, perché oggi sei nella situazione in cui tu dici non apriamo casini, quindi da sottare, cioè non discutiamo, ecco che oppure facciamo la battaglia. E quindi deve vincere il più forte, però c'è un'altra via, che è quella più sana, che è quella che ti fa riconoscere umilmente che c'è qualcosa che ti supera, e quindi tu sei al servizio di quella cosa. Il cristianesimo è sempre stato, come dire, palestra per questo tipo di dialogicità, cioè non ha mai ha difeso l'idea che io posseggo la verità, ma che io servo la verità, perché è più grande di me. Più complessa di me, anche la mente più illustra non è in grado di possederla, non è in grado di tenere, e così vale per le conoscenze in genere, e quindi questa sana umiltà alla fine credo che produca umanità sana, ecco. Sì, devo dire, in questo fortuna che i giovani non guardano la TV, perché il modello del dibattito televisivo è disastroso, a parte il fatto che è falso, ma poi è disastroso, perché è l'idea del veramente gladiatorio, cioè non c'è. A me è una cosa che colpiva anche quando vedevo, non so se a voi è capitato, anche durante il Covid, che dicevo, alla fine uno magari vuole vedere perché vuole capire un po' di più,
e si trovava semplicemente imbruttito da un dibattito da cui non aveva imparato nulla. Quindi il modello televisivo è un modello barbaro, cioè non è lo studio. Cioè noi dovremmo educare le persone allo studio, cioè lo so che è complicato, ma non si ha paura che l'idea di studiare, certo, di leggere, di studiare, di pensare, di mettersi lì e riflettere in qualche modo, no? Io ricordo che quando andavo a scuola, al liceo, che io ero a Bologna, quindi potete immaginare, l'80% c'erano dei ragazzi che furono iscritti alla FIGC, che non era quella del calcio. No? Voglio dire, la Federazione Italiana Giovani Comunisti, Bologna, diciamo, io però, che ero una mosca bianca, però io sentivo che gli altri, poi me ne dicevano in tutti i colori, però mi rispettavano, perché sapevano che c'era comunque, anzi io delle volte anche, non so, certe cose di filosofia, me le andavo a studiare perché mi servivano poi per discutere con i miei amici, no? E poi comunque, anche se si litigava, si discuteva, però c'era questo senso forte che aveva fatto una cosa bella, cioè che ci eravamo messi a discutere di cose importanti. Avevamo discusso di che so io, no? Del gol dell'Inter rubato al VAR, piuttosto che, con tutto il rispetto per l'Inter, naturalmente. Però capite, no? Cioè, o della ragazza come, di cui se ne parla come se fosse un trofeo. Cioè, c'era un livello di oggi è impossibile. Oggi sostenere di essere contro l'aborto è come essere per l'omofobia, per il razzismo, cioè siamo arrivati a un degrado tale che oggi sostenere delle posizioni che ti dicono che sei un cattolico integralista, un cattolico tradizionalista, tutte queste robe qua, e poi tu ci credi, cioè tu ti senti male e dici, allora io sono davvero un tradizionalista, poi io di notte quando nessuno mi vede vado anche a leggere quel giornale online che leggono i tradizionalisti, quindi ho peccato padre, no, c'è, capito? Cioè, ma sì, tra cui c'è gente che legge il manifesto, lo puoi leggere anche, non so, stai tranquillo, c'è gente che ha l'abbonamento a Repubblica, quindi no, possiamo discutere, lo dico anche scherzando, no? Questa serenità, no? Io credo che dovremmo recuperarla. Perché io credo che se noi la recuperiamo diventiamo credibili. Cioè io credo che il problema interno sia il problema più grave. Perché anche questo modo, a volte un po' così, di inseguire la moda intellettuale. Cioè io credo che la Chiesa in questi 30 anni ha fatto un po' questo. Cioè non è rimasta gelosa della sua differenza, ma ha voluto essere... Cioè anche politicamente la fine del Partito dei Cattolici è stata una cosa disastrosa, perché noi non siamo mica di sinistra o di destra, sì, possiamo apparentarci, però alla fine se tu senti certa gente che è entrata in uno dei due lati non vedi più la differenza. Io la cosa bella è che a Bologna ho sentito parlare, posso dirlo, tanto faccio nomi con pazienza, ho sentito parlare di Cofferati, mi sembrava più cattolico Cofferati, cioè, ma seriamente, cioè, Cofferati, cioè, però infatti Cofferati a Bologna governava con sostegno esterno dell'opposizione, perché su alcune cose ci sono delle regole, c'è un rispetto, delle... cioè voglio dire, Cofferati è interessante, cioè, infatti non è durato, però capisci? Non vedo più la differenza, cioè che differenza c'è tra certa gente che ha delle posizioni totalmente aliene al cristianesimo e i cristiani impegnati in politica? Nessuna. Allora è lì che è il problema. Io una volta ho sentito... Tanto, ero con la Bindi, gli ho detto, ma scusi, però se voi non fate più queste battaglie, alla fine poi non funziona. E lei mi fa, ma noi siamo il 5%, poi non è che col 5% possiamo imporre la nostra opinione. Ah, allora, grazie, ce l'hai detto, così io so che il mio voto per te è buttato. Cioè, capite? Quindi, ecco perché poi un certo tipo di cattolici queste battaglie non le fa, e non le può fare, perché loro mica possono imporre la loro opinione alla massa, capite? No? Allora io penso che anche un po' di coraggio ci voglia, e anche magari anche il caso di Maddalena, non so, che ore sono? Io non lo so, no, vedo le facce che sono 11:30. Direi va bene, allora grazie, è stata una serata direi strong.